Dottore, il suo momento. Allora, non gli ho personalizzato un cazzo, eh. Faccio vedere che cosa, con che cosa you've come up to. Ma mi sa che l'ultima cosa che ho fatto è stato quello dello screen che hai visto. Beh, che comunque, guarda là. Beh, dottore, di tutto rispetto, devo Ho dire. tre batterie qui, pannelli solari, riso, riso, tantissimo riso in quantità. Tantissimo. Qua c'ho una stufa. Non Mamma mia, Dio. compiacerlo. Puoi venire anche tu in chiamata se vuoi venire a bacchettarmi. Guarda quanti animali che ho. Il bello è che non ne ho tamato nessuno. Ora ti faccio vedere questa cosa. Guarda. No, non l'ho fatto io. Nel senso l'hanno fatto loro spontaneamente. Io non ho schiacciato niente. Ah, si sono autotamati. Si sono autotamati. Si era autotamato pure il coso grosso. Però poi se n'è scappato perché gli è venuta la peste. La peste è una brutta, brutta malattia. Ti ricordi di entrare? Sì, Allora, ti ho volevo dire questa fatto. cosa. Io non so se ho fatto una cosa intelligente, ma non sapendo come fare a dare da mangiare agli animali, ho fatto un'area qui dove ci puoi mettere solo del cibo ed è ad altissima priorità. Quindi quando manca il cibo vengono a rifornire. Questa è una cosa molto intelligente ed è una cosa che si usa spesso, quindi che lei ci sia arrivato senza guardarsi i tutorial, dottore, vuol C'erano dire dei che lei... tutorial, ma non ho capito e allora mi sono inventato questo metodo. Hai messo priorità alta? Bravissimo, Critica, così è sempre pieno. bravissimo, assolutamente senso, bravo. È figa come cosa. Poi, vabbè, questi erano i tre originali e poi questi due sono arrivati. Questo qua non mi ricordo. Forse c'è il log che te lo dice. Come va con la ricerca? Cosa stai sbloccando? Il tree sowing. Perché Oh. non sapevo che cosa ricercare. Allora ho fatto un po' di microelettronica, però so che Le non è. faccio. Ce l'hai il coso dei pasti? O con Sì, chi ce l'ho, fai la. però non l'ho usato. Ce l'avevo di base, però non l'ho usato. Non ero convintissimo. Questa qua invece era una che mi. Allora, mi è precipitato intanto uno qua una volta, qua nel campo di fragole. E non mi ricordo se è questo qua, tra l'altro. Ma poi questa qua invece pure mi è precipitata ed era della fazione rivale. Le ho fatto un letto qua e l'ho convertita. No, Se non se n'è voluto andare. no, l'ho resa mia, l'ho fatta del. Beh, prova a vedere la Republican Nation. Quanto. Faceva parte di qualcosa di Beh, tu molto stile a me. non hai delle buone relazioni con i tuoi vicini, a quanto pare, Ma bisogna non li ho dire. manco conosciuti! Ma non è che. Sì, ho Perché visto dovrebbe Matteo. voler. Buonasera. Buonasera. Ciao. Buonasera. Buonasera, Buongiorno. buongiorno. Buonanotte. Notte. Buonanotte. Notte. Beh, dottore, a parte le relazioni con i vicini, direi che ci siamo. La struttura è molto più matura a livello di gameplay, mi Considera che piace questa qua l'ho fatta qualche ora dopo, quando, la sera stessa che ho perso la partita precedente. molto. Massima pazienza. Sì, che poi in realtà è stata un po' una perdita di pazienza. Qui ho i Capito. cristiani, che bello, insomma. E ho pure scelto il posto dove stabilirmi in maniera, non dico giusta, però ci ho pensato. Sai che io preferisco la tribù a questi qua, La perché alla tribù? fine sì, In che perché comunque senso? parti con 5 Ah, dei modi di partire. e Ok, sì. praticamente ti condizionerà poi tutto perché quello che succede è che tu, essendo partito da una tecnologia neolitica, una cosa del genere, ci metterai più tempo per ricercare, tipo, cazzo ne so, il banco per comunicare con le via radio. Ho capito. No, vabbè, ma io ho cercato di fare l'esperienza standard E infatti sempre. Comunque, ci qua sta c'è la davvero. mia nave, però è una bella Ok, scarpinata è una anche qua. buona, e beh, ci sta. Giustamente. Vabbè, poi come bio abbiamo questo qua che è espertissimo in melee, ma non è mai.
cioè questa, anzi, che in realtà questa è quella social artistica. Perché gli hai dato la pistola? Sembrava lì. Perché in quel momento avevo una pistola in più. Ah, ok. È fonte di stress questo. Davvero? Effettivamente sì. Tieni d'occhio lo stress. Verso inizio. Allora glielo faccio mollare, poi. Questa qua cucina e raccoglie piante e cura la gente. Esperto il signor Bruco secondo, a quanto vedo. Sì, sì, penso che sia quello che ci ha giocato di più qui. Lui è quello che ha detto che dopo un po' ti stufi, tra l'altro. Sì, che io approvo. Cioè, nel senso, poi riprendi, però è un po' peggio. 2-3 giorni al terzo ti si stalli. Poi abbiamo questo Sugar che è la nostra forza lavoro. Bello. Hey, Sugar. Esatto. Sugar. Forza Sugar. Dai, e questo letto qua è inutile per il momento, lo rendiamo medico. Non l'ha preso nessuno, dottore, neanche lei. Cosa? Che è nato negli anni 70. No, aspetta, spiegami adesso. Se dici Aldo Giovanni e Giacomo l'ho capito, cioè l'ho pensato anch'io. Sugar, l'anime. Un ragazzo che faceva box. No, no, non conosco. Pensavo fosse... No. Io l'uomo tigre conosco. Sì, era su quello stile lì. Immagino. Bravissimo. Bello che fai i pasti anche quelli seri. Beh, gli faccio fare 10 base e 5 seri. Però c'hanno le mucche, prendono il latte, possono fare quello che cazzo vogliono. Bello. Cioè, oppure la marijuana, però non ho capito. Cioè, la smoke leaf. Come fare le porte, come fare i brownie. Ma non ho, cioè non le usa nessuno queste, sono tutti dei puritani di merda forse, non lo no, so. No, ma devi farle, mettigliela a fare, fai il crafting spot. Ah, serve un crafting spot per le canne? Sì. Sì, cazzo, non l'avevo capito. Però la devi ricercare. Production, aspetta. Sì, crafting spot. La devi ricercare prima. Non credo. È uno dei primi. Ah, crafting spot proprio. E ah, e poi, è vero, lo puoi fare col crafting spot. Puoi farle a blocchi di 4. Però, le canne, dici? Sì, però non so, cioè, stai attento, te le fanno fuori subito. No, basta che le limiti. Ma dai, lasciamoli fare. Poi lasciamoli lì. No, che già, cioè, nel senso, sta andando tutto così bene. Allora, la mia idea era quella di farti oggi, magari utilizzare anche lì una prospettiva, cioè un po' per farti capire come funzionano le politiche delle droghe, che anche quello è figo. Allora, quante canne servono per tutta la tribù al Io giorno? Direi di farne 5 e basta, e vedi come reagiscono alle prime. No, dai. Dai, una settimana. No, no, siamo pazzi. Una al giorno. Una settimana reagiscono che mi ammazzano, si incazzano. È troppo poco, poi. Un giorno ci potrebbe stare. Io ho fatto anche la birra. Guarda, l'ho considerata pure, che non mi piace la birra. Quindi non vedo perché debba piacere a loro. Madonna, vorrei fare tipo la birreria dove vanno tutti a bere insieme. Però mi stanno arrivando di tutto. Mi sono pentito di non aver venduto il coso gigante che valeva 2000 soldi. Sì, il tubo. Ero lì che lo stavo per vendere. Poi ho detto, ma vabbè, dai, magari lo vendo al prossimo. E se n'è scappato. Ah. Qua sto cominciando a coltivare del cotone perché mi aveva suggerito il qui presente. Bravissimo. Di... cosa che io mi dimentico sempre. Allora, a chi lo devo dare? Anterlex, quindi a lei. Questa è quella col melee. Però vuole un'arma. Perché gli hai messo nel lavoro, gli hai messo sicuramente il cacciatore. Ok. Dov'è Hunt? Io quelli rossi in realtà li toglierei, cioè
Boh, no, vabbè, 4 ci sta Li ho in realtà. tenuti solo per l'emergenza. Beh, forse a lei è meglio toglierglielo proprio. Così diamo la sua arma a qualcun altro. Tipo a Damage che ne ha bisogno. No, l'hai presa, adesso rimettila a posto. Ok, già si è messa all'opera Eccola, comunque. eccola. Allora, Iniziato. Hunter, questa qua Iniziato. quanto c'ha di shooting? 2, è sempre meglio. No, no. Ecco. Oh, vengo a prendere la pistola. Ma che stai facendo? Posso fare un tiro? E così crolla tutta la civiltà. Più o meno. Vabbè, con la smoke leaf è difficile che succeda qualcosa di brutto. Sono tutti impostati su droghe di sociali, tipo, ho visto, perché avevo dato un'occhiata almeno per capire cosa potevi fare. Vedere su schedule come l'ha messo. Non l'ho modificato, Ah, non se l'hai devo essere. modificato Gli ho dato un per po' più di riposo a questo qua perché era sempre stressato. niente. Buonanotte. Buonanotte. Mi chiudi la porta? Notte. Secondo me work si potrebbe. Cioè lo Sì, potresti. no, ma ho notato che pure qua questa roba qui la puoi fare così. Cioè. Allora, sì, però hai un controllo molto più Certo, profondo. però è anche vero che controllo più profondo significa anche avere più responsabilità. Beh, ce le hanno loro le responsabilità. Certo, e poi se però sono io che perdo. Ma perdere fa parte del gioco. Vero. No, non è Senti, così. puoi fare una cosa per me, Ricca? Non la posso vedere, te prego. Dimmi. Certo. Vedi dove ci sta quella stufa inutile nel corridoio? Ecco, nelle stanze, mettici lì i sistemi di ventilazione, se no è tutta una stanza inutile. Lo Avevo volevo pensato. chiedere perché mi chiedevo se il calore arrivasse così. Vent devo fare? Il vento. Esatto, vedi vicino alla Guarda. porta. Guarda che bellino adesso, se ne metti di più ti fa vedere cioè l'area generale che è tutta collegata. Una per stanza, immagino. Sì, così la stanza principale condivide la temperatura con le altre stanze. Ma fantastico. Questo vuol dire che non mi stai ascoltando perché te l'avevo detto ieri. Sono un po' Ma io non ho tanto. giocato da quando me l'hai detto più. Male. No, questo è, poi ieri io ti ho detto vabbè, basta, chiudo. E comunque no, non avevo capito questa storia delle ventole, perché non sapevo nemmeno che esistessero. Minchia, lui è il poliziotto cattivo. Io cerco di essere sempre delicato. Mi dà questa soddisfazione a Riccardo, cioè col culo che si porta dietro, no? Lo devi maltrattare sempre. Ah, a proposito, dove vedo a che difficoltà sto giocando, eccetera. Beh, se non ti hanno mai attaccato, siamo a quanti giorni? Dove si vede? Non lo so Vai neanche. su menu, vai su menu, puoi cambiare la difficoltà. Opzioni. Dov'è? Storyteller setting, in basso al centro. Ah, sono a Peaceful. No, al massimo metti Bebe Chillax, metti quella centrale, che è comunque chill. Quale? Il narratore centrale, che è l'esperienza un po' più chill, però metti tipo Adventure Story. Anche i community builder alla Perché fine io ho letto le raccontano. persone che vogliono imparare a giocare, le persone che vogliono costruire e rilassarti. Sì, però è l'esperienza comunque classica, quindi non lo so, Febe Chillax ti dà un po' di tranquillità in più. A me dà spesso eventi, cioè eventi buoni, diciamo positivi, di gente, cose che devi costruire o gente che si unisce. Qua, per esempio, Adventure Story diceva giocatori esperti, io non sono esperto. Community builder poteva essere.
una buona via di mezzo. Vabbè, non lo so. Lasciamo community builder, dai. Però Peaceful mi sembra troppo poco. Ma non ci avevo neanche fatto caso che si chiamasse Peaceful. Mi sono letto solo a chi era raccomandato. Impari solo alzando la difficoltà, dottore. Beh, intanto già che non stanno morendo di fame, per me è fantastico. Posso dire che è bellissima quella stalla, dottore? Grazie, e devo ringraziare il qui presente che mi ha fatto costruire questi muri come colonne per farla coperta, così gli animali non si bagnano. Ecco qua, mi ritiro i complimenti. Pensavo che l'avesse ideata lei. No, perché a un certo punto gli ho scritto per chiedergli per quale motivo i muri me li costruiscono fino a qua sopra e non qua. Fai perché serve un muro? Ho detto, ah, ok. Comunque sento che state giocando ad Isaac sotto, non me la fate, eh. Sto guardando un suo video, dottore. Davvero? Che è successo? No, è morto il Bull 3. No. Ah, perché c'hanno la flu. Influenza. C'hanno l'influenza, sì. È perito. Esattamente 4 minuti dopo che è aumentata la difficoltà, cominciano a morire. No, vabbè, mi ero dimenticato che avessero l'influenza, però... Non so dove metterlo. Consume, dottore, consume. No, mi servirebbe un posto dove mettere le bestie morte. Vediamo, forse qua. Che tra l'altro è un frigorifero. Dottore, ho sentito che se gli fa disseppellire un cadavere e poi cucinare avranno un boost alla felicità incredibile. Sentite, anche se cancelli System 32. Vinci la partita automaticamente. Slash Q. Allora, chi è che può prendere e portare questo animale morto? Questa carogna. Ma Anna Lucia, che cos'è questa un tavolo? Un badge table. Per fare cosa? Per fare a pezzi gli animali. Questo. Ah, cazzo, sì, ok. Pensate a tutto, solo che qua non mangiano mai animali. Ce l'hai il compito? No. Posizione discutibile. Dovresti mettere do until you have... togli quella centrale, quella X, magari. Vabbè, tanto è... ormai... E make kibble anche ogni tanto. Il mangime è il kibble? Eh sì, se fai do until you have... Quanti animali hai? No, ma quello è all'infinito. No, che poi non mangiamo, dove ce lo mangiamo noi il mangime. Comunque ho un bel po' di animali. No, il mangime, gli animali. Sì, ma c'è la creatura all'infinito. Ah, ok. Anche se, boh, non lo so. Non quanto... è che comincia a macellare quelli vivi, vero? No, il fatto è che se tu macelli sempre avrai la carne nel frigo, se tu invece fai così avrai gli animali morti, non so quanto fa piacere a loro. No, ma io voglio macellarli, gli animali morti. Allora fai all'infinito, dottore. Allora, il kibble... Madonna, fai... Metti a... un centinaio. Sì. Allora dovrei fare che invece di mettergli il riso gli mettono il kibble lì. No, in che senso? Se il mangime per gli animali qua ci metto. Lì non pensavo fosse, oddio, l'avevo visto male. Allora sì, assolutamente sì. Sì, perché il riso lo... Come si chiama? Kibble, ok. Allora, clear all. Guarda che un pochettino ci sto prendendo la mano. Che maestro. Poterci giocare per i cazzi miei mi ha permesso un attimo di studiarmelo un po' meglio. Minchia, questo ormai si è dedicato a fare le canne. Ecco. Ma quindi la temperatura di questa stanza... 17 e 17, perfetto. Vabbè, per adesso sono tutte collegate perché non ci sono i sistemi. Vabbè, qua c'è. Lì sì. Io parlavo di queste due. Manca il muro. Io non vedo il mouse. Ah, ok.
Non so se c'è un modo per mostrare il cursore su. Poi tra l'altro c'è questo coso, questo boomerat essiccato che non so da dove è arrivato, però non so neanche che cosa ci devo fare. Ah, guarda, va sull'opzione del questo magazzino qua. Sì. Devi togliere i corpi. No, ma va bene, il problema è che non so che cosa farci. Devi togliere il consenso per mettere i cadaveri qua dentro e poi crei un altro magazzino, c'è proprio la zona di scarica, una cosa simile. Ah, è vero che non l'ho mai fatta quella roba, ok. Allora lo creo qua. Ci metti i corpi, però ci rimetti i corpi soltanto putrefatti, perché i corpi freschi devono te li mangi, certo. Esatto. Cazzo, c'è un fiume là, mi sa. Sì. Bellissimo. Puoi fare il mulino e hai altre energie. Come va con la roba geotermica? Non la sto ricercando. Ok. Ma no, guarda che l'energia ne ho in quantità, eh. Questo ne hai industriale, sì. Vabbè, ma non ne usi neanche tantissimo. Appunto, no, finora non ho avuto problemi. L'unica cosa che ho avuto problemi è stata la tempesta solare. Dottore, direi che è arrivato il momento. Provo a vedere quanto sta il cotone. Fagli fare qualche vestito. Allora, aspetta, solo rotten, dicevamo. Perché vedo lì che hai... Hai qualcuno che si lamenta dei vestiti che ha addosso. Ah sì, è per quello che stavo ricercando il... cioè stavo facendo il cotone. Esatto. Attualmente... Quella mucca è ancora lì. Qualcuno dovrà cucinarla. Chi è che si occupa della macellazione? Il cuoco. Sì. Chi è che è bravo a cucinare, lei? Una cucina e l'altra macella. E l'altra mangia. Ma è una comunità di sole donne? No, ci sono... Beh, effettivamente sì. Ci sono... Ma allora, donna, uomo, donna, donna. Non me ne ero accorto. Bellissimo. Però lo sta facendo. Che figata di idea. Fare una comunità tipo con un solo sesso. Affanculo i diritti pari di. E mi è appena arrivato un drone che peggiora l'umore delle donne. Perfetto. Va bene così. Cioè, minchia, manco l'hai detto. Comunque il cotone è ancora presto. Non ero preparato all'inverno, diciamo. Il crotone quest'anno sta andando bene. Sta andando bene? Il crotone? Crotone quest'anno... Guarda, ho fatto due frigoriferi qua perché così l'area più vasta la rinfresca, perché non ce la faceva uno da solo. Non so se ho sbagliato io o se... Lei come... Beh, ci sono dei piccoli errori strutturali in effetti. Lei come un pennuto ha spiccato il volo? No, perché... Perché non c'è un'anticamera. Oh. Beh, Madonna, che gioco complicato! Effettivamente quello... No, perché ogni volta che escono perde temperatura. È vero, temperatura. Sì. Allora, me lo chiedevo se funzionasse così, ma non è... Va bene. Sì. Dottore, io, per esempio, l'anticamera forse è un po' più avanzata, magari, come struttura. Cioè, vabbè, ma puoi costruire proprio anticamera o devi semplicemente fare... Allora, no, io intanto l'unica cosa toglierei quella porta sotto che è collegata direttamente con l'esterno. Quindi era comoda, però. Lo so, però magari la fai lì a sinistra di quella batteria, cos'è? Il tavolino. Qua. Esatto, più a destra, non tanto, esatto. Io qua l'avrei fatta. Perché così almeno entrano dentro casa. Però occhio che adesso appena la smantelli c'è il disastro. Clicca sulla porta. Esatto. Anche così sì. Altrimenti dicevi che non si poteva utilizzare e rimane chiuso. Vero, verissimo. Anche quello. Ma è sprecare le risorse, cazzo. Però wow, quanto stiamo andando oltre. Però dottore adesso, cioè, ci siamo.
iniziato a giocare a Team Fortress. Te l'ho detto, questo è potenziale materiale da top 10. Comunque è intrippante tanto, eh. Adesso capisco perché, cioè, non è così facile da immaginare. Guarda che puoi avere una ventina di coloni. Quanto, c'è un massimo? No, mi pare di no. Questa stanza è un po'... Guarda, se ha una struttura strana è perché io già le avevo trovate queste cose e ci ho costruito attorno. Per questo c'è i muri di un tipo, c'è qua è un po' strano. C'è un buon motivo. L'ha sfruttato bene. Ma sì. Pure qua ho chiuso questa caverna e ci ho fatto... Ah, giusto che dovevo fare... Ok, qualcuno comunque ha provveduto, però io volevo fare un'altra porta. Tipo... per accedere al secondo magazzino. Guarda, scava un po' di ferro, perché non c'è abbastanza ferro per fare le ventole alle stanze. Vero. Ah, ecco perché non le ha fatte. Sì, effettivamente sì, il ferro prima l'ho dovuto cercare che non lo trovavo. Poi ho scoperto sì, fai da aria, fai una bella aria, perché potrebbe essere nascosto. Là dentro anche... Ma dottore, sì, abbastanza... Io sarei un po' più generoso, esatto. Ci sta. Perché qua ci sono anche pure... Quello. Ecco, ad un certo punto dovrà stare attento. Guarda, ho pure fatto che si può scavare qua, così possono passare. Il soffitto inizia a cedere se non c'è un sostegno. Okay. Ed è un casino, perché ti può morire gente sotto le macerie. Madonna, che due coglioni. Sì, vabbè, però è un 14 tile, se ne ricordo bene, 14 blocchi. A me è successo recentemente un rosicato, veramente. E cosa deve poi fare per impedirlo? Delle colonne? Faccio una colonna. Devi lasciare sempre tipo un blocco presente ogni tanto. Però devo radere al suolo tutta la montagna. Quasi quasi gli dico, questo glieli cancello. Sono un po' scomodo. Poi all'occorrenza lo faccio. Che bello quel... Non so se sia un lago, ma mi sembra che si muova l'acqua. Che problemi c'ha questo? Ah, il drone. E poi non le piace come è vestita, però io ancora non sono in condizioni di fare vestiti. Vabbè, spogliala, gli altri gradiranno. Le altre. Okay. Oh cazzo, di nuovo, no. L'avevo dimenticato. Vabbè. Comunque... Io Tainted Cain me la sarei fatta la run, però è veramente uno stress. Cioè non... Aspetta, è quello di craftare? Sì. Beh, tu te la cavi comunque in qualche modo, eh? Non lo so, sì, però il problema non è che non pensavo di farcela, ma che è troppo stressante proprio. L'ultima volta mi ricordo che veramente ce l'ho fatta, ma ero esaurito completamente. Il dottore ce l'avrebbe fatto. Beh, allora, c'ho una buona streak adesso, sono arrivato a 7. Significa che è da Tainted Lost che non perdo, quindi ho fatto, dopo Tainted Lost ho fatto Tainted Keeper, Tainted Apollyon, Tainted Forgotten, Tainted Jacob pure. Insomma. Beh, adesso però basta quei pipponi, dottore. Giusto. Piuttosto può sistemare quando avrà abbastanza ferro, magari quei cavi orribili che vanno in mezzo alla casa, tutti così. Ah, è un problema? Per me a capocchia, un po' così inseriti nei muri. Ma io non credevo che si vedessero da fuori. Tu li metti nei muri, non si vedono. Ma i muri ancora non c'erano quando... Cioè non era strutturata così la prima volta, però no, adesso è strutturata. Ah, vabbè, prima o poi se lo metto nella task list. Come si faceva a vedere? Ah, ecco. Insomma. Però funziona, dai, devo dire che... Sì, sì. Vabbè, un giorno quando vorrei sistemarli, farei passare per... Ma un giorno quando vorrò sistemarli, creo un'altra completamente qua. Oh! Questo è quello là che era mio. Cacciare, dottore. Forse. No. Forse era mio. Ah, tra l'altro qui c'è
No, l'hanno già raccolto. Un tombino morto. Che cos'è? È un Ibex Doe. Madonna, che bello. Sì. No, qua c'era una delle pietre rare. Le hanno prese, forse. Pietre rare. Non mi ricordo come si chiamano, però... Beh, dovresti vedere... Ah, quelle robe verdi? Questa, esatto. La giada. Non so a cosa serve, però l'ho vista e l'ho dovuta prendere. E chi è? Hanno bisogno di vestiti... Sta arrivando l'inverno. Lo so, è per questo che ho fatto la stufa, l'ho messa qua. È il secondo di dicembraio, direi che... I mesi sono fantastici. Allora, dovrei alzare la temperatura probabilmente. Guarda qua. Cosa? Vabbè. Dottor Luca si sta impegnando anche a modo suo per una challenge. Quale sta facendo? Suicide King. Ah, quella che con il colpo di Ipeca che torna indietro. Boomer, sì. Ha voglia a kebab che mangiano sti stronzi. Ok, sta finendo lo Psychic Drone. Comunque l'umore medio non è male. Madonna, a quella gli hai messo il banco in camera. Sì, perché è un artista. Ho pensato magari è più contenta se può fare... Come? Che bella scelta, wow. Non sapevo come tirarla su, era sempre depressa. Perché? Perché c'ha artista torturato meno 8 sempre. Invece... Voglio fare... opere d'arte con la giada, che poi quando vengono i mercanti li vendi. Ma si può? Wow. E come faccio a dire di che cosa? Poi con details. E poi sulla destra scegli i materiali. Bellissimo. Media. No, e togli steel wood, se no te le fa pure con quelli. Ah. Ma quante skill c'ha su sull'arte? Sì, ce la farà. Quante ce ne aspetta? Sull'arte. 7. E vabbè, dai, crediamo in lei. Vabbè, gliene facciamo fare una piccolina. Giusto per iniziare. Più che altro la giada, essendo abbastanza costosa, se tu fai delle opere d'arte perfette, nuovo perfetto, come si chiamano, capolavori, con la giada le vendi a un po' più e mezzo. Ma io avevo pure, vabbè, no, non importa, potevo vendere l'animale, non l'ho fatto. Comunque i soldi ce li ho un po'. Non bastano i soldi. Non si mangiano, però. No, vabbè, tu adesso non hai nulla, però più in avanti dovrai comprare i componenti e componenti avanzati per partirmene. E prima che potrai, diciamo, costruire da sola. Da solo. Ma nessuno fuma le canne, perché? Guarda, ne hanno accumulate 11. Già a quest'ora ci deve essere già successo qualche risa. Non funzionano così le canne, la gente non fa pugni dopo essersi strafatto. Fanno pugni quando finiscono. È giusto. Funziona così questo gioco. Ma è sbagliato, non è accurato. Grazie che l'hanno bannato in Australia. Dici che è quello il motivo. Guarda, una follia. Cosa? Lo dico, la vita in generale un po'. Beh, sì. Com'è qua la temperatura? Non ce la fa sta stufa da sola, mi sa, eh? No, a riscaldare tutto no. Dovrei fare un'altra stufa. Direi no. Di mettere almeno... Non lo so, forse ne puoi mettere una per stanza e poi comunque collegare quella stanza con la cucina. Collegare il tutto, non so, ma non è che questo non blocca la ventola, vero? No. Che cos'è? È un cazzo, appunto. No,
È un una merda. Blackjack rappresenta la forma astratta primaria. Ricorda dell'amicizia. Vabbè, comunque questa qua ha fatto questa e poi ha fatto anche quest'altro. Perché wooden? Perché il legno adesso? Perché erano di legno. Ah, quelle è quelle che ci sono già. Sì, ah, le aveva già fatte, sono le uniche due che ha fatto. Wow, che wow, dottore. Non sapevo neanche che si potesse fare sta cosa di scegliere il materiale, figurati. Puoi farlo anche con i cibi, eh. Cioè, se un giorno scegli di coltivare, perché puoi mettere mamma mia. Se qualcuno è vegetariano, dovrei fargli la roba vegetariana. Oppure se ne va a vivere da un'altra parte, scusami. Dottore. E d'estate si lamentavano che avevano caldo, adesso si lamentano che c'erano 40 gradi qua fuori d'estate. Si moriva. Ma il tempo vola. Sì, siamo già al secondo di dicembraio. Che belli gli spazi termici su rumore. Comunque lei veramente, non so, questo recinto con tutti gli animali chiusi, perché non li fa pascolare per casa? Per casa? Perché mi sono cercato un tutorial per impedirgli di pascolarmi in casa, sti strozzi che mi hanno sporcato sempre tutto. Oppure ho dovuto insegnare a della gente di andare a riprenderli quando provavano a scappare. Beh dai, sta andando tutto bene. Direi che non ci siamo. Che cosa posso uscire? Non abbiamo tanto legno, però mi sa. No, 821 non è così poco. Vedi, gli animali vengono e mangiano la loro merda. Cos'è questo? Berries. Abbiamo tanto riso. E il cotone non cresce, quindi. Cioè, perché è inverno. Ma a me anche d'inverno serve. Ci dovevi pensare prima, diciamo. Ma io che ne so. Guarda qua quanto riso. Anche. No, ma lascia. Perché lo tagli così? No? È perché Spicchio no. Mi ha insegnato di fare così. Non guarda, va bene così. No, cut plants. Harvest devi usare. Ho usato harvest. Ah. Così. Sì, ma se tu. Guarda, clicca su una pianta. Sì. Ah, è a 87%. Se tu non lo fai arrivare al 100%, lo raccogli soltanto l'87%. Quindi conviene aspettare, dici? Tecnicamente lo fanno da soli. Ah. Se c'hai un agricoltore, diciamo. Sì, bene, o almeno due. Se sei in emergenza o se non te lo fanno. Vabbè, se sei in emergenza tagli tutto, sì. Ok. Vero, che storia, dottore. E su Isaac che cosa fa la bomba con HP up? La bomba con HP up è sì. Blood bombs, può essere così. È tipo un sacchetto, una bomba con dentro il sangue, sì. Praticamente le bombe che lasci ti fanno solo il sangue a terra. Fanno il sangue a terra. E se sei senza bombe e provi a piazzare una bomba, paghi della vita tua per fare una bomba, per creare una bomba. Che cacata. Non si dice che cacata. Ma non è così male, nel senso, ci sono delle situazioni in cui pure quello là che ti fa spendere la vita per ricaricarti l'attivo di suo è una cagata. Però hai visto che in qualche modo. Bellissimo. In ogni caso quello là è un HP up, forse comunque ti cura,
Non so se ti dà delle 5 bombe gratis, mi pare di no. Lei ha 2,5 tonnellate di riso. Eh sì. No, il, il riso abbonda. E quant'è un riso? Non credo, perché loro con... È un chicco. Aspetta, perché loro con 10 di riso fanno un pasto. Guarda, c'è scritto pure quanto pesano. Quindi uno stack di 75... 10 grammi. Uno saranno 10 grammi. Mm. Cioè, perché saranno un 100 grammi, no? 100 grammi di riso, porzione bella abbondante. Beh sì, abbiamo tanto riso, è bene. Abbiamo riso tanto, adesso pasta. Dio. Guarda, impedisci la semina sul riso, perché tanto adesso viene l'inverno, muoiono le piante, non riescono a crescere. Ah, ma forse tu avevi scelto un posto dove cresce tutto l'anno? No. Ah, ok. Non lo so, io non lo so, ma cioè queste sono cose che dovrei sapere magari, però non le so. Perché ti ricordi all'inizio che ti avevamo fatto scegliere il posto? Sì, ma cioè ancora non ci stavo capendo niente. Se vuoi controllare puoi andare su Word e vedere, perché a un certo punto è sulla casa e poi riclicca sulla casa, cioè sulla stessa casella, poi terreni. Ah, ok, cresce, in teoria cresce tutto l'anno, quindi il minimo dovrebbero essere circa 8 gradi. Fino da a 8 a 35, sì. A 34. Quindi allora devo anche seminarlo, sì. Ok. Non è molto utile visto che ce n'hai parecchio. Sì, infatti allora dovresti venderlo a manetta. Non ho trovato nessuno che se lo comprasse, per questo ne ho così tanto. Tutti quelli che sono venuti volevano altro. Se no gliene avrei dato una carriola di riso, guarda. Una carriola. Altro. Beh, comunque il tuo turno. C'è qualcuno che si sta fumando una canna? Che senso? No, però dovresti pensare. Sì, Coyote. No, intendi lì da a casa di Spicchio? Ah, no, no. No, penso che già hanno fatto. No, infatti qua sento la mancanza del richiamino. Ci manca il tabacco. Cosa mi chiamo il posto del tabacco? Oh. Chiamo il riso. Eclisse. Guarda, sentendo... È già la seconda che mi succede. Sta finendo la statua. Ah, giusto, la statua. Eccola. È il momento. Ma perché non allarga il magazzino che sta esplodendo? Perché, beh, sì. Non c'avevo, sul momento non serviva, però adesso... Oh, benvenuto! È una gallina! Aspetta, vediamo che cosa ha combinato. Un punto di giada! Buono. Un amore per Coyote. Un amore per Coyote. Va bene. Ah, è un autoritratto. Ma che cazzo dice? Ma c'è scritto più o meno così. Che ride nelle profondità della sua depressione. Ma se ha dato questa descrizione vuol dire che... Qualità buona comunque. Beh, prezzo, valore di mercato 425. Tanto. Dai. Ho speso 341 di materiali. Non è proprio, ma è comunque un guadagno. Però non è così eccezionale. Non so se ne valsa la pena. Questo, dove ce lo mettiamo? In culo. Lo installiamo in casa, no? Sì, sì. Penso che tu li possa vendere anche se sono in casa. Spero. No, ma si sta soltanto smontati. E non lo puoi smontare di nuovo poi? No, no, lo puoi smontare come no. Ah, ok. Beh, è un pernuto comunque di giada. È bellissimo. Devi trovare la scimmia di giada. Ma siccome io ho messo tante sculture in casa, di solito ogni volta mi fa vedere che posso venderle. Ma così come anche le armi che metto sulle
tipo sugli scaffali, anche quelli me li fa, mi mostra sempre che posso venderli. Scaffali sì, però per esempio se tu dai un'arma a un personaggio non la puoi vendere quella, a meno che non la possa a terra, così le sculture. Vero. Rick, posso farti una domanda? Dimmi. Perché dentro alle stanze c'è stato un sistema di raffreddamento? Perché morivano di caldo durante l'estate. C'è inverno. Quindi dovrei spegnerlo. No, ma smantella. Tanto non vale la pena, usa questi qui. Però aveva, io la trovavo interessante sta cosa. Lui, per esempio, le torce, diceva, a sto punto non le rifornisco, però le lascio lì per emergenza, così come i condizionatori. Ma infatti non ho un condizionatore al momento, le lascerei quelle cose. Ah, e lasciare. Considera che ancora un anno non l'ho fatto qui, non so dove si vede. Dai, 51 giorni sono passati. Aspetta. L'anno è diviso in 4 quadrumi di 15 giorni. Quindi ci sono, ogni 15 giorni cambia stagione. Quindi un anno dura 60 giorni. Ho capito bene? In teoria sì. In teoria, poi. Vai, Sugar, a minare. Comunque dovresti cominciare a specializzare i tuoi lavoratori. Beh, un po' lo sono già. No, nel senso che l'agricoltore fa solo agricoltura. Perché poi è arrivato quest'altro che pure c'aveva la passione per l'agricoltura. Esatto, quello lo usi come agricolo. Cioè, prima faceva tutto lei come agricoltura, che infatti c'ha 10, però questa qua ce n'ha 12. Quindi questa c'ha, beh, divide pure le altre skill. Cioè, capito, all'inizio tu c'hai bisogno di un cuoco, un agricoltore, un cacciatore e un ricercatore. E mi dà un fastidio che qua non puoi vedere il livello di skill loro, sarebbe comodo. Come? Ah no, vero, lo puoi vedere. Quindi dicevamo un cuoco? No, guarda, su che ne so, anche sul rubber, va direttamente sulla persona. Cliccare sulla persona. Eccole qua le skill. Sì, intendo nel punto in cui devi assegnare il lavoro. Le puoi vedere sulla se ci passi il mouse sopra. Comunque sì, cucinare è lei. Ma infatti è praticamente l'unica che c'ha a cucinare. Ed è anche la dottoressa lei, anche il nostro medico. Ad esempio, che lei è medico, metti che ne so, priorità 1 le cose di medicina, che sono quelle più urgenti. Mentre che ne so, che fa lei la giardiniera? Sì, no, cucina anche. E 2 a cucina, in modo che se succede qualcosa interviene subito per curare, e una volta che ha fatto la cura va a cucinare. Io tipo firefight metterei tutti uno sicurezza. Esatto, firefight, patient pure. Sì, perché è in pratica se qualcuno si fa male o sta male si va a curare, sì. Esatto, se non ce l'ha alta priorità fa il cazzo che gli pare. Me ne sono lette un po'. Tipo sto Sugar è un bel minatore. Sì. Sugar. Non mi ricordo che... è anche uno bravo a sparare e un po' costruisce.
Ah, chi è il costruttore, diciamo, più skillato qua? Mi sa lui. Vediamo. Solo 4. 2, sì, lui ha 4, 0, 6. No, è Coyote. È Coyote quella là che costruisce. Tipa strana, artista, brava, sempre depressa, però è brava a socializzare. E non cucina. Ah, vabbè. E non intende neanche fare da medico, però. No, l'importante è che non c'hanno cose negative, tipo... come quelle che so, piromani che danno fuoco a tutto quando sono stressati. Ho visto che ci sono pure i nudisti, per dire. Eh sì, è un problema il nudista, sai? Immagino, no, perché ieri poi ho visto qualcun altro giocare e ho notato questa cosa. Si è messo a ridere quando io l'ho vista. Quando è inverno, so, li devi costringere dentro alla struttura, perché altrimenti è un casino. Cioè, ma nudista vuol dire che letteralmente, a prescindere dalla temperatura, questo qua non indossa vestiti. Esatto, ma se gli puoi mettere soltanto il cappello e una mantella. Sì. Cosa che c'è la mantella gli dà fastidio. È il tipo particolare il nudista, cioè. Però belle ste cose, comunque, nel senso... Oh, stiamo raccogliendo ferro e espandendo. Guarda che bello che il ferro ti cade direttamente dentro il deposito. Questa è una cosa che ho imparato su Dungeon Keeper. Che praticamente su Dungeon Keeper io costruivo la stanza del tesoro dentro un giacimento d'oro direttamente, così non dovevano spostarlo. C'è uno a cui gli ho dato tipo la priorità di portare la roba. Non mi ricordo a chi, forse a Rubber. Sì, gli ho dato uno proprio di priorità di portare. Perché dovrebbe farlo quello che non ha nient'altro di importante. Ma perché serviva qualcuno che raccogliesse, rimaneva per giorni il riso qua fuori. Il galoppino. Sì, esatto, il galoppino. Vedi, il suo lavoro è prendere e spostare cose. Come me su Eurotrack. Se non ti attacco non c'è gusto, però. Non c'è possibilità di provvedere, perché devi reclutare. Ma ha attaccato un coniglio impazzito. Wow. Cazzo. E me la sono cavata anche abbastanza bene. Feriti? C'è stato qualche ferito? Ma sì, però niente di grave. Niente di grave, qualche graffio, qualche morso. Sì. Tu calcola che a difficoltà più alte con Randy Random l'attacco di un coniglio può essere letale per l'intera colonia. È successo che una delle prime partite facevo il cazzone, ho messo a difficoltà alta Randy Random, attacco un sorcio, ha graffiato, il graffio si è infettato, è morto subito. Cioè, una delle prime partite. Io quando ho provato a difficoltà massima con Randy Random, praticamente non è successo niente per i primi mesi, perché mi ha lasciato il tempo. Il primo raid mi è arrivato, la gente ha iniziato a costruire un mortaio tipo al bordo della mappa, al bordo dell'area, ha iniziato ad attaccarmi con le bombe, e io ero lì che cercavo, mi pare che stavo costruendo tipo la cucina, i primi letti. Ma c'è una modalità per avere un personaggio solo, vero? Sì. E com'è? Ricco avventuriero. Ma dico, com'è? Difficilissimo? È fattibile? È fattibile. Diciamo, quella più difficile è nuda brutalità. Mentre... Che è una follia. Ricco avventuriero è difficile, però comunque nasci spesso, tra virgolette, con un animale fedele che ti attacca pure, cioè attacca gli aggressori,
e spesso sono, diciamo, lupi, sì, non cagnolini di merda sugli asti. È un buon animale e c'hai soprattutto un'arma a impulsi, e se scegli un cacciatore, diciamo, uno che c'ha skill art di shooting, diciamo che te la cavi. E poi c'è tante cose che si autoregolano molte persone, spesso lo puoi anche giocare letteralmente proprio comandandolo, cioè prioritizzando, mettendogli in coda tutte le azioni, mm-hmm, e controllandolo proprio. Io torno subito. Comunque i vestiti sono l'unico problema che c'ho, perché tra l'altro pure questa qua che è arrivata, Damage, lì da subito si è lamentata dei vestiti che non aveva. Alcuni li ho pure fatti spogliare per il caldo. Eh sì, quello di fargli togliere i cappotti, di mettergli le canottiere, le t-shirt. Ma io non c'ho niente. Ma adesso arriverà il cotone, dottore, noi non ci abbiamo il tabacco. Fai come fanno ad Amsterdam. Ovvero? E Purini. Madonna, Massimiliano Purini. Fratello del fu compianto Orlando Purini. Nato a Monza. A Lipari. Così. Pure sto cane. Continua a sostenere che questa stronzata di cucinare ti tolga un sacco di tempo, sia inutile. Perché tu sei per il dentifricio, per la paste. Sì, per il toothpaste. Ma è bello cucinare. Quando hai tanta gente, dottore? Siamo già in 5. Che è già... Eccolo. Ecco, vai, dillo a lui questa cosa. Che io. Che... Ma io non capisco, ma perché non si usa il nutrient paste productor? Che ti usa solo 6 di cibo, tipo 6 di riso. Lui è un grande sostenitore di questo paste, dice che è inutile cucinare. Ciao Roccia, sì, Rimworld. Dico che se tu hai una colonia con 10 persone. Allora ok, puoi anche avere due che magari fanno tutto il giorno cucina, ti fai fare i pasti, quelli buoni. Ma se hai così, tu fai un nutrient paste direttamente dentro alla cella frigorifera, ci metti tutti gli hopper intorno e loro vanno là e se lo prendono. Cioè, nel senso, nel tuo caso hai abbastanza energia. Sì, potrei magari farlo, ma infatti non ero contentissimo. Fai tipo una scorta di 30 piatti, glieli fai fare e poi li proibisci. E te li tieni come scorta nel caso non dovessi avere energia, almeno non si mangiano il riso crudo. No, invece lo facevano, se lo mangiavano senza problemi. Boomrat morto. No, senza problemi un cazzo. Ma secondo me invece è buono. Il riso crudo. Conoscevo una persona che se lo mangia. Cioè, no, mi diceva quando sono molto stressata mi mangio il riso crudo. Madonna, cazzo. Roccia saluta tutti quanti comunque. Luca scommette che fosse stata una ragazza, è vero? Beh, ho parlato al femminile, quindi sì. Oh, caspiterina di Dio. Che senso? Non sono sì. Passato per un saluto. A voi Steam va? Sai che non ho guardato? Issteamdown.com. A me sembra che vada... A me sembra ok, però sì, c'è issteamdown.com. Doc, le posso chiedere un piacere? Che cosa ho sbagliato adesso? No, può abbassare un po' la musica. Ah, è forte? Ma scusa, ma abbassa il volume dello stream? Sì, certo, più cosa dice Spicchio che parla a bassa voce. No, abbassa il volume proprio dello stream da Discord. Ma io forse ho la sensibilità bassa. Forse dovrei fare così. Sentite meglio? Ma io ti sento, non c'è problema, è lui che ha da lamentarsi. Appresso, buon divertimento, non mi va online. Sì, a me sembra che vada online. Buonanotte, Roccia. Buonanotte, Roccia.
Però può essere. No, no, a me va. Come faccio a fare quella cosa che mi hai chiesto? Clicchi sullo stream con il tasto destro e puoi regolare il volume. Ok. È comodo. Discord, per quanto mi possa stare sulle palle, c'ha tutte queste cose che comunque. Cazzo! Esploso tutto! Il riso è esploso! Ma perché? Perché è successa questa cosa? Poco. Adesso devi prioritizzarlo. Sì, è in pausa, non è quello. È che non capisco perché debba succedere questa cosa. Ma non ho fatto niente per meritarlo. C'è stata un'esplosione spontanea. È stato un cortocircuito, dottore. Ma quanto corto? Lo dice da qualche parte che cosa è successo? Perfettamente corto, ma cortissimo. Circuito. Sai guarda come lavorano. Lavorano tutti le liquide. No, ho perso tutta l'energia delle batterie, solo questo, vanno riparate. Però non ho perso neanche tanto. Cosa c'è qua? È faulty in an electrical conduit has caused a sort. Sì, è stato un cortocircuito, cioè avevate ragione. L'energia è stata scaricata. Già. Me ne ero accorto da solo di quello, però ok. Ma c'è un battuto questo. Oh no. Oh no. Cosa? Le bacche? Bacche sono. Vabbè, ma è normale, prima o poi. C'è della roba che è qui da mesi. No, ma scusa, come è possibile? All'interno del frigorifero. Oh, ma come, scusa? Non ho capito. Sono 24 gradi all'interno del frigorifero. Questo è strano. Vabbè, ma perché c'è stato un incendio? Mi pare normale. No, ma nel senso funziona il condizionatore. Il problema è che c'è stato il fuoco, quindi si dovrà raffreddare. E adesso per riparare. Vedi? Piano. Tempo la porta aperta. Ora piano scende. Aspettare ancora. Dai, sì. Però sì, mi hai dato una buona dritta. Io non pensavo che addirittura cioè devi tener conto di veramente tutto come nella vita reale. Tu che cosa decidi, andare fresco le batterie? No, le perdi. le batterie perché si stanno, sai, ho pensato di costruire le batterie là dentro direttamente. Non mi sembra una brutta idea. I circuiti di microelettronica funzionano meglio, no? A temperature più basse. Sì, certo. Come i sistemi di raffreddamento dei PC. Sì. Non è che ci sono i sistemi di riscaldamento. È vero. Proprio come il motore quando va su di giri. Sì, tu cosa fai? Arriva, freddi, no, tu gli butti l'acqua. Esatto. Sul motore e anche sul PC quando non funziona gli scarichi un secchio d'acqua. Infatti quando piove, hai visto quanto si va veloci in autostrada? Anche se freni vai comunque come un treno. Forse devo allargare ancora. Sì, decisamente. Vai, dottore, ma forse dovrei sterilizzare tutta la montagna, tutto il magazzino. Forse dovrei utilizzare cosa? Tutte queste risorse, staffa come le formiche. Ma certo, poi arriva l'inverno. No, non lo so. Il legno. Guarda. No, il legno comunque l'ho sempre utilizzato, quindi sono contento di avercene un bel po' adesso. Vero. Il legno lo uso spesso. Fa una zona di scarica. Questa. Sì, espandila. Ancora. E togli tutte quante quelle rocce che stanno all'interno. Queste? No. No, i roccioni. Esatto, questi qui. Limestone. Oppure con quelli puoi farci dei blocchi di limestone. Esatto. Perché hai dei muri un po' più resistenti. I mattoni per costruire il futuro, Riccardo. Ecco, di questo che si è composto il futuro. Costruire il futuro. Beh, comunque c'ho il coso da scalpellino qua. Bravo. Solo che non sapevo cosa valesse la pena fare, quindi non faccio niente. Ma lo scappellino è quando fai così poco. Sì,
uscire se non lo scappelli tutto. Dove sono un po' scappellino. E tra l'altro io giocando a Shenmue ho imparato cos'è uno scalpellino. Ma quando è che giochi Outer Wilds? Vero. Ma... oh, è colpa vostra se sto giocando a Rimworld adesso. Cioè, avete sempre da lamentarvi. Comunque Outer Wilds io lo voglio giocare assolutamente. Ma tu sei andato avanti poi? Ci hai giocato ancora? Io? Ovvio. Sì. L'hai finito? Quasi, diciamo quasi. Ah, addirittura. Minchia, ti ha preso proprio allora, mi fa piacere. Vabbè, l'ho giocato solo 14 ore. Beh, più o meno la durata mi sembra che sia quella. Sì, è amore, amore questo gioco, lo proviamo. Sai che c'è anche un DLC? Sì. La capra. La capra. Sì, ah no, quella è l'altra. No, quella Outer Worlds. Outer Worlds. Sì. The Outer Worlds è brutto. Ah, cioè a me non è piaciuto, mi sono annoiato dopo un'ora. È vero, anche noi. È tipo Fallout in realtà, io ho capito a chi è indirizzato, però non a me. Sì, ma se voglio giocare una cosa così tanto simile a Fallout, a questo punto gioco a Fallout. Più o meno, perché questo è fatto da un team, mi pare, ex di quelli che hanno fatto Fallout. E con... beh, giustamente, dici, magari non ne hai abbastanza di Fallout, oppure vuoi una variante, no. Oppure... Ma senti, se io ho giocato così tanto Fallout da esserne un super fan, di certo non vorrò giocare una copia brutta... Cioè... Beh, non mi sembra neanche una copia brutta, mi sembra solo un po' differente. Fuori dal tuo target? No, è fuori da quello che piace a me, perché a me non piace manco Fallout. Dottore, piuttosto che quello che è fuori, pensi a quello che le sta per entrare dentro, che a tutti serve vestiti caldi. Che posso farci? Vado dal cotone e gli dico, per favore, puoi crescere più in fretta, cioè... Dove li prende i vestiti? Gli dico, scuoiate una mucca e ci entrate dentro. Che cazzo ne so? Guarda, ti faccio vedere a cosa serve l'energia. A riscaldare? Scuoia le mucche di merda. Vai su Architect. Architect. Oddio, com'era? Temperature. Power, no? Production. Devi cercare la lampadina grande. La Sun Lamp. Eccola lì. Ah sì, quella che io ho fatto per sbaglio l'ultima volta. Adesso costruiscila. Non lì. Vicino ai campi. Guarda, sopra. Esatto. No, a destra, sopra i pannelli solari. C'è sta quell'area che è un po' più scura, se vedi. Quella è. L'area più fertile, però deve stare lontano, cioè è costruito la turbina proprio sopra l'area fertile. Ma io che cazzo ne so che questa è un'area fertile, scusami. Bello. Che cazzo ne so, vabbè, guarda, costruisci dove ti pare. Addirittura in casa? Su un'area fertile, nel tuo giardino, no, sotto le mucche. Sulle mucche? Anche quelle sono aree fertili. No, aspetta, non ho capito dove la devo costruire. Vabbè, comunque, la costruisci. Guarda, se tu clicchi sopra la turbina, alla torre eolica, vedi? Fuori da quest'area qua la devi costruire, sennò blocchi il vento. Ok. Quindi tipo qua. Sì, però farla più vicino alla struttura. Oppure si va bene pure qua, tanto non ti attaccare nessuno. È un pezzo. No, un blocco più sopra. Ok. Adesso fai una struttura intorno all'area della lampada. Cioè la fai indoor, capito? Ok. Quindi. E vabbè, ma mi conviene finire la lampada, se no non ho chiaro l'area. Vabbè, in realtà sì. Ce l'ho,
più o meno, nel senso. Vabbè, fai una struttura intorno pure un po' astratta. A parte già la costruita, se vuoi dire. Poi all'interno ci metti una stufa e niente, poi ci pianti quello che vuoi. Ma questa cos'è, la coltivazione indoor? Sì, questa in pratica anche in inverno tu gli aumenti la temperatura all'interno, quella si accende e fai crescere il cotone. L'idroponica, schippando l'idro e schippando anche la ponica. Allora, devo farla subito fuori o...? Fuori. Ok. Se riesci a fare... esatto, così è proprio la perfezione. È impazzito qualcosa. Attenzione. Di che materiale mi conviene farla? Comunque? Legno va bene, c'è un mare di legno. Ok. Allora, adesso vediamo che cosa è impazzito comunque. Va bene. Prima voglio togliermi questo pensiero. Sì, certo, si prende il suo tempo, non si preoccupi. Non succederà niente. Invece, cos'è un book? C'è del sangue lì. È un cervo? Sì, c'era del sangue. Manhunter. Cosa avrà voluto dire? Che qua c'è un alpaca morto. È uno scoiattolo morto. Le otto ormai. Sì, è pieno di cadaveri di animali qua. Non so che cosa è successo. Eccolo, è questo. Sta arrivando. Alle armi. Allora, chi è che c'ha le armi da fuoco? Lui e lei. No, quando torni sarà morto, sarà troppo tardi. Madonna. No! Sugar è svenuto un attimo, si è risvegliato subito. Sta scappando. È diventato per un attimo incapace di camminare. Adesso si è ripreso. Magnifico. Deve. Magnifico. Madonna. L'ha salvato proprio Sugar. Tre colpi tutti e tre andati. Questa qua c'ha solo due, tra l'altro. Porco. È vero. È un fenomeno. C'è solo due con un revolver. Lui col fucile che è tutto piazzato lì. Allora, cosa sta facendo adesso Sugar? Tu puoi tornare a fare il tuo lavoro. Sta andando a riposare, va benissimo. Abbiamo la cena, ragazzi. Cervo. Cazzo, ma ci vuole comunque anche nella vita di tutti i giorni qualcuno che ha come ruolo quello di girare le canne e basta. Le vacche stanno trombando. Chi stanno trombando? Chi? Il toro con la vacca. Sì, ogni tanto nascono, non so da dove arrivino. Dalla cicogna, certo. È morto qualcuno? No, è morto il cervo, porca troia. Guarda, adesso guarda che buono il cervo. È già pronto alla macellazione. Invece questo qua è andato qua. Questo è un lettino medico. Però non so se è una buona idea averlo messo qua. Vicino alla sala da pranzo. Perché non era un lettino medico in origine. Era per ospitare quel rincoglionito con l'Alzheimer che è venuto a cercare ospitalità da me. E ho pensato di curarlo, ecco. Scusate un secondo che devo mettere in carica l'affare. Però il tablet. Ok. Pensavo il pene. Non ce l'ho. C'è la batteria. Sì, premi il pulsante e vibra. Piace molto. E beh, immagino. Soprattutto a me. Ok, ci sono. Da su voglio vedere drenate quelle batterie. Comunque la luce gigante che ti ho detto consuma 1800 watt. Che è tanto, immagino. È abbastanza.
Per quello ti dicevo che non c'è là l'energia in realtà. Ma perché me l'hai fatta costruire? Perché così va avanti con il gioco. Vero. Comunque è successo a qualcuno che si è chiuso dentro. Molto poco intelligentemente. Come i Sims. Allora, per fare questa roba qua al chiuso, indoor, cosa mi serve? Niente, ho già costruito tutto. Adesso dovresti piantare i semi, cioè devi seminare l'area con il suddetto seme. E quale seme gradisci? Cotone? Eh sì. Fai il cotone e la stufa la metti a una temperatura ideale, cioè ideale, comunque che si avvicina all'ideale del cotone, che dovrebbe essere 8 gradi. Li vede sull'informazione di Cotton Plants. Sto cercando. Sotto le roses. 58 gradi. Quanto? No, 58 è massima. Il mio? Zero. Ok, lo metti anche a 15 gradi. 16 gradi. Cioè, mettilo a 20 gradi, che è l'ideale per quasi tutte le piante. Ok, allora, 20 gradi. Ma scusatemi, scusatemi tanto. Ma se il cotone cresce da 0 a 58 gradi, e la temperatura di questo posto dove sei arriva minimo a 8 gradi, non cresce sempre comunque? Sì, appunto, a che mi serve la stufa? Scusa, vai un po' sulle piante di cotone, su quelle sotto. Ah, 100%. Vabbè, fai per sicurezza, ormai lo stai facendo. Già, vabbè, al massimo lo spingi, visto che comunque. Sai cosa ci metterei dentro? Tipo l'erba, la pianta curativa, perché di solito alcune volte ti arrivano raid e ti bruciano i campi, magari quelli no. Tanto ormai chi ha il rot? Chi ha il rot devo fare? Oh, ci potrebbe stare, cioè a ragionamento, però pure questa da 0 a 58, cioè tutti a questo punto. No, ma hai scelto una zona buona. Quindi cosa faccio? La Heal Root? Metti altro cotone. Tu dici cotone. Il cotone ti serve a profusione. Ok. Faccio una porticina, ovviamente. Heal Root ce l'hai già da qualche parte? No. Dovresti farla, credo. Hai 24 medicine ancora, state tutti bene. A parte Sugar. È quello che è stato mangiato dal qualcuno dal cervo. Lo sta curando. Penso di sì. Lui sta anche lavorando. Come sta? Che cazzuto. Vabbè. Giusto. Ecco. Tu pensi che il barbone l'ho pure anestetizzato a un certo punto, che stava soffrendo troppo? Sì, perché no? Mi sembrava che soffrisse tanto il dolore. Non l'ho ucciso, l'ho solo fatto l'anestesia. Io l'avrei fatto a pezzi. Il dolore. Certo. Tu sì. Dicevo, serve una porta per entrare. O faccio una fence? No, no, porta. Tipo saloon, okay. Si può fare? È tanto bello in basso. Ah no, perché tu c'hai le cose del recinto lì. No, in basso non mi piace, poi la gente si mette in mezzo alla ventola. Ma il latte lo prendono da soli? Dalle mucche arriva. Comunque sì, vedi, lei sta milcando la mucca. Che sì, la milca. La milca, nel senso che... Poi te lo spiego quando siamo da soli, te lo faccio vedere come funziona. Quando sarò più grande? No, no.
Qualsiasi età è adatta a questo spettacolo. La smugne. Per grandi e piccini. Grandi e piccini. E dov'è il mio accendini? Ma sono tutto piccini. Sì, soprattutto i piccini. Allora, penso che sia il caso di fare i cavi per accendere quella luce, che dici? Sì. Ah, posso farlo pure a prova d'acqua? Questa è nuova. Sì, ma soltanto per passare i fiumi. Ok. Io non capisco il range che ha ogni volta. L'elettricità. È tipo fino a che punto devo vai. Costruire... Ma sì, ma fai fino al muro, tipo. Bello, abbiamo il prato al chiuso. Tranne per la porta. Allora, io questo qua però... La spengo, non vorrei che va a fuoco il cespuglio. Poi non lo so in realtà. No. No? Vabbè, ancora... Guarda, quella sposta dentro casa, visto che comunque stanno a morire da freddo, poracci. Cosa devo spostare? La stufa? La stufa, tanto comunque... Ma è dove che se c'è... Là in soggiorno. Mamma. O la metto qua in corridoio o la metto in soggiorno? La metti in soggiorno? La metto in soggiorno. Ok. E poi magari fa anche una mens che va verso il soggiorno. Allora, per adesso sta andando bene, in realtà sono le 7 di sera. Ci sono 20 gradi in casa. 17, sì, quindi. Ma al momento finisce dicembraio. Ma i mesi sono tutti... Cioè, c'è tipo randomizzati o cioè, sono sempre gli stessi? Credo sia... Forse sono gli stessi perché sono i mesi compressi, perché appunto una stagione dura 15 giorni. Esatto, sono compressi tra di loro. Ah, comunque giocavo pure molto di più a velocità alta quando ero da solo. Comunque il cable mi sa che non basta, eh? Dovrei produrre di più. Sì, perché adesso stanno iniziando a figliare. Dov'è che lo fa il cable? Il butcher. Al macellaio. Ah, il butcher. Strano. Beh, 100 comunque ho detto, vabbè. Ne hai 10 in magazzino. Dovrebbero farne di più. Ne faranno. Adesso eccolo, sta andando. Adesso sono tutti presi nella costruzione. Beh, adesso è elettrificata questa, no? Il prato all'interno. Sì, ma Sugar dovrebbe riposare. È impazzito l'alpaca. Oh no. Quale? Dov'è? È qua. Beh, allora segnalo. Premi O. Ah, si può? Lo cacci, sì. Il problema è difendersi. Allora, l'ultima volta lei è quella là che ha difeso meglio, quindi la mettiamo qua. Mettiamo Sugar qua. Arriverà sta alpaca. Ok, ti vedo deciso. Non voglio che Sugar venga morso di nuovo, solo questo. Madonna, come corre l'alpaca. No! È furbo. Dove sta andando? Ad attaccarmi il cane. No! Può farlo? No, ce l'ha con le persone. Spero. Ma
scusa? Dove va? Dove cazzo sta andando, appunto? Che strano. Oddio, ci sono i topazzi. No, voglio vedere dove se ne va sta alpaca. Adesso se... lo seguiamo. Ma ha fatto interrompere mezzo. Non è che l'hai spaventato con gli spari, si è cacato, è scappato e adesso ritornerà ad attaccare. Sembra essere confuso. Si deve andare verso il cane. Basta che non va verso il cane, sì. Io volevo far riposare Sugar invece. Ecco, ecco che succede. Minchia, c'è andata di culo prima. Porco di... Sì! Allora, adesso ti vai a riposare. Bravi tutti. E lui invece porterà dentro lei. Lei è completamente stonata, ok. Però infatti non si è fatta niente. Infatti sparava di merda. Tutta storia. Brava, porta dentro la cena. Questa è available. Sì, accetto. Aspetta. Ma dove la prendo questa tribal wear di qualità normale in 7 giorni? La farai tu con il tuo cotone, dai. Ma non ce l'avrò il cotone in una settimana. Lo facciamo. Facciamo 8 cose tribali. Dici che vale la pena accettare? Sì, dottore. Potremmo accettare la buona volontà come ricompenso. No, Bernardo si unisce. Oppure è Bernardo. È arrivato il momento di Bernardo. Ragazzi, buonanotte. Buonanotte. Cioè, io non ho i vestiti per me e devo farli per Bernardo. No, no, Bernardo si unirà alla colonia. Sì, ho capito, ma dico, devo accettare, pensi che ce la posso fare? Secondo me no. E se tra l'altro accetto e non la faccio, che fanno? Si incazzano? Vabbè, è un gioco. È un gioco, certo. Cioè, l'uranio mi ispira pure. Beh, comunque, quanto ti danno di tempo? 7 giorni, c'è scritto, che scade in 7 giorni. Ma vabbè. No, vabbè, devo pure fare una caravana per andarglielo a portare? O vengono loro a prenderselo? No, credo vengano loro, però lasciamo perdere. Sarebbe stato abbastanza esilarante, ma stasera si mangia alpaca. Vedo, si sta dando da fare. Cioè, stiamo cacciando solo la roba che viene spontaneamente ad attaccarci. E che non decide di unirsi a noi nel recinto dell'amore. Io comunque fumo e me ne vado a dormire. Sole tre cazzi. È arrivato il momento. C'è la malaria, è arrivata. No. A chi? A due dei miei. Ah, va bene. Serve un altro letto? No, c'hanno il loro di letto, dai. Un letto medico. Basta premere H. Ah, ecco. Seleziona il letto. Aspetta, chi è che ha la malaria adesso? Lo sono dimenticato. Damage e coyote, ok. Quindi damage sta qua. Perfetto. E coyote. Coyote sta qua. Beh, non si sono manco svegliati. Non si sono accorti che il letto è diventato un letto medico. No. Improvvisamente. Allora, questa tecnica è comoda e veloce. Però l'unico problema è che se non ti ricordi quando sono curati di rimettere il letto normale, loro dormiranno sicuramente fuori o per terra. Vabbè, me lo dice quando c'è mancanza di letti. Quindi questo problema non l'ho avuto finora. Per adesso.
Chi era il medico? Il medico Buffy. Cosa? C'è uno, fermate il messaggio. Uno si unisce. Ah, caso, è un'altra, sì. Femmina. Sì, Nova. L'ultimo era Rubber che è venuto. Nova. Me la ricordo. Allora, vediamo chi cazzo sei. È un'altra che cucina. Animali artistici. Intellettuale. Che palle questi artisti, dottor Pagliaro. Ah, questa è transumanista. Ci vuole essere moddata. Fagli pulire il sangue. E c'ha una forza di volontà d'acciaio. Allora falle pulire tutta la casa e tutto, tutta la stalla. Cazzo, serve un letto per farla dormire invece. Il problema quello è altro che la stalla. Allora no, lo faremo qui, in quest'area qua, quindi. Anche vicino alla stalla ce la sta ancora. No, voglio i dormitori tutti vicini. Tutti così, tutti ordinati. Sì, già sono un pochettino asimmetrici e questa cosa mi urta, figurati. Ma tra l'altro si può selezionare diversi oggetti per creare una copia della stanza come su Prison Architect. Quello sai che non credo. Perché ho provato e non funziona. Oh. Ancient Danger. Guarda dove. Ok. Non andare mai nella vita lì. Almeno per adesso lascia perdere. Se no, esplora. Esplora, Riccardo. Guarda, ok, la curiosità, ma Danger non suona bene. Dentro ci sono cose magiche. Dentro la caverna? Sì, armi, droghe. Tecnologie. Può essere. Aspetta, tu quanta gente hai che spara? Due. Penso che questa non so sparare. Ah, sì. Beh, allora basterà. O forse non basterà. A questo punto. Cazzo, ho rovinato tutto. Avrei dovuto dirgli no, dottore. E lì deve andarci subito. Ha trovato il segreto, finalmente. Sì, come se Danger non è preoccupato di suo. Ma è dangerous to go alone. Ma in realtà sai che questa cosa che tu chiami asimmetria in realtà per me ha un suo stile. Sì, non è completamente a caso. E almeno non è, però non so, come le prigioni di Prison Architect che immagino tu avrai costruito esattamente simmetriche. Sì, cazzo, mi viene voglia di aprirlo per vederle adesso. Allora, la cosa figa di Prison Architect era fare i time lapse, ti ricordi? Ah sì, sì, che vedi dall'inizio. Sì sì, quando l'ho messo in top 10. Sta cosa non lo so, cioè non l'ho mai fatto, sai? Del time lapse. Sai, non mi ricordo come si faccia, però cioè si può fare, sono sicuro, perché tra l'altro nella mia top 10 in cui ne ho parlato avevo messo un time lapse. Io non l'ho mai fatto, ma pensavo, cioè l'ho visto fatto con video di gente, cioè ho visto time lapse diversi con la stessa tipologia di video, quindi ho pensato fosse in qualche modo una funzione. E quando incontrerai il magazzino lì? Dove succederà? Ti fermerai lì. Non voglio avere. Cioè, pensi che arriveranno altri cristiani ancora? Ma scusa, quanti ne vuoi? Cioè, vuoi un massimo di persone? Allora, se è necessario, sposto il magazzino. Che ci vorrà tipo una settimana per spostare tutta sta roba da un'altra parte.
Non lo so, non avevo calcolato che arrivasse così tanta gente in così breve tempo. Devi fargli passare tempo insieme. Beh, sì. Tanto si stanno curando. C'era tipo Coyote, che è la sorella, mi sembra, di un altro. Dove si vede? Social. No, era Buffy? Sì, che Sugar ce l'ha con lei perché respira in maniera creepy. Che cazzo? Il fratello ce l'ha con lui. Sì, perché creepy breathing. Cioè, che cazzo? Vabbè, sì, nel senso può succedere. Cosa stai facendo? Perché sta riparando il muro. Ma chi l'ha... Ah, perché hanno sparato! Si è danneggiato il muro. Ma che figata! È per questo, giusto? Ma come? Chi è che ha sparato? Qui è morto l'alpaca, quindi qualche proiettile deve aver sfiorato il muro, adesso lo sta riparando. Vero. Aspetta, è rimasto chiuso. Ah già, che poi alla fine qua non l'ho finita questa cosa. Facendo il cotone. Ok. Wow. E adesso è perfettamente illuminato. Fa anche un po' schifo esteticamente, ma lo possiamo aggiustare. Come cazzo si permette, dottor Pagliaro? Io adesso non mi piacciono questi angoli così. Li possiamo sistemare. Grazie. No, era giusto uno scheletro. Magari anche quelli di casa dovesse essere giusto. No, quelli si fanno parte dell'architetto. No, in effetti forse sì. Dai, sì. Tanto adesso il legno ce l'ho, in effetti posso anche. Ma sono quelle cose? Io non capisco cosa sono. Quali cose? Sono le batterie qui. Ma quelle sono due batterie. Queste? No, quelle a sinistra. Queste sono due vasche. Sono due cripte. Vicino alla scacchiera. Che cosa sono? Sì, sono due tombe. Scusa. Ah, sì, sono due sarcofaghi, è vero. Mi sono dimenticato di distruggerli. Beh, potevo farlo dormire Nova nel sarcofago invece. Ma che... Apri! E di cosa c'è dentro? Si possono aprire? No, sono già aperte. Allora facci dormire qualcuno. Cazzo, non ci ho pensato. È che ormai per me erano parte della casa, non avevo considerato che magari potessero non essere credibili. E mettici dentro roba. Tipo? Ah, puoi usarle come tombe. Sì, anche come letto, come dispensa e come tomba, no, comodissimi. Perché costruisco altre cose? Posso fare solo sarcofagi. Effettivamente bruttini. In casa. Vabbè, ma danno un tono all'ambiente. Ma chi è che pulisce? Qualcuno. Ogni tanto qualcuno. Oh, vediamo, aspetta. Beh, gli ho dato un minimo a Sugar. In effetti forse Sugar a pulire non... Mettiamo la nuova arrivata a pulire. Tanto sono sicuro che hai dei talenti che verranno ben sfruttati. E beh, alla fine non sa fare quasi un cazzo a parte cucinare. Però sa già cucinare meglio lei. Ma lei c'ha più passione. Quindi facciamola pulire, sì. Il problema è che se tu gli dai priorità di pulire, puliranno all'infinito, perché... Bravo. Cioè... Si spera, sì. No, si spera, si sporca tutto. Io si spera che puliscano per sempre. Va a dormire. Va bene. Buonanotte. Grazie della compagnia. Alla prossima. Un abbraccio. Anche a lei. Vorrei sentirlo.
Quindi era lui Bruchina secondo. Sì, perché c'era questa gag che aveva proposto Brodino. Qualche volta ci chiamiamo tutti Bruchina in chat. E io, vabbè, lui l'ho sgamato subito chi era, perché a parte il colore diverso, poi il modo di scrivere l'ho riconosciuto. Però lui non sapeva che poi per 2 mesi doveva tenersi sto nick. No. E così è stato. Però è cazzuto che lo sta tenendo. E che altro può farci? Per le regole. E per Twitch non ti permette di cambiarlo, sì. Pensavo che tipo avesse perso una sconfitta, una scommessa. No, si è perso una scommessa con se stesso, in un certo senso, perché ha fatto una strozzata, però... È un'ingiustizia. Non è un'ingiustizia. Comunque è bello, dottore, sta procedendo bene. Coyote già c'ha dove dormire. Sì, comunque sta procedendo, è vero. Il magazzino è di nuovo pieno. Quasi. Minchia, ma io me la comprerò sta soundtrack, mi immagino. Sì, stavo pensando anch'io. Ci sono proprio dei pezzi molto bellini, anche se non ci ho fatto troppo caso, ma complessivamente... Sì, dopo un po' imparerai letteralmente a memoria, ma sono comunque orecchiabili. Comunque io vedo che... Cosa sono quelli sotto? Fragole? Sì. Cosa vuoi farci con le fragole? Mangiarle. Vuoi cucinarle o è qualcosa che vuoi vendere? Non lo so, ho pensato che farli mangiare solo riso sarebbe stato un po' triste, quindi ho piantato le fragole. Quindi riso e fragole. Perché non è accesa questa lampadina adesso? È tardissimo, poi qualcosa da... C'è un motivo se la lampadina non è accesa? Sì. Cioè? Off per plant resting period, no, ok. Sì, non lo so. Dovrei fare un altro pannello solare, secondo te? Visto secondo tutti i watt che... A breve dovresti, sì. Anche veloce. Perché qua il sole picchia, comunque. Cosa cazzo sta facendo lui? A costruire, vabbè. Solar flare, porca puttana. Questo è un problema, cazzo. Allora, piano di emergenza. No, dottore. No? Non funzionerà così, credo. Non so come raffreddare questa cosa. Devo stare 24 ore senza elettricità. Come posso fare in altro modo? Cazzo, un po' un casino. Hai altre idee? In realtà, cioè... Cioè, una notte dura sicuro. Dura 24 ore da quello che ho visto. Vabbè, non ce la fai. Ma comunque, cioè nel senso, non è che poi ti raffredda fino almeno zero. Allora, adesso ci sono 5 gradi. Vediamo quando finisce la tempesta solare che cazzo è successo. Ma sì, ma te lo porta a 10, tipo. Nova c'ha una stanza di merda, però che ci posso fare? È finita la quest. Ah, vabbè. È tornata l'elettricità? Di già?
L'ultima è durata tantissimo, l'ultima tempesta solare. Ok, come non detto. Buono. No, l'ultima è stato un disastro, è durata veramente un sacco. Per questo mi sono preoccupato. Un po' di sfiga, finalmente. Coyote di nuovo. Vabbè, ma lei è incennata così. Perché ha ancora la malaria, e non è colpa mia. Falla curare, qualcuno deve curarla. Ma l'avevano già curata. Vabbè. Perché comunque c'era qualcuno che si stava occupando di tutto. Perché c'è anche quest'altro malato, quest'altra. Ma non è che una di quelle due che si occupava di tutti? Questa è curata. No, no, i baffi che si cura. Questa è curata. Cioè, nel senso, non devi tentarla. Allora posso trasformare questo in un letto normale? No? In teoria sì. Oh, finalmente. No. Ora che qualcuno metta un pavimento anche. Anzi, tra l'altro si può anche rompere qui. Mi piacerebbe che capisse l'ordine in cui io voglio che faccia le cose invece che segue idee tutte sue. Come stiamo a medicine? 20, ok. Oh, comunque funziona in qualche modo, eh. Allora, Sugar, demoliscimi sto muro, per cortesia. Ok, grazie. Sugar. Cos'è successo? I topi impazziti! Perché al plurale? Mi devo preoccupare? Ondata psichica... Sono impazziti tutti i topi. Spero non anche i topi esplosivi, no. No. Non so quanti topi ci sono. Sono preoccupato che arrivino i topi. E stanno... Beh, Sugar è l'altro che spara, quindi lo potrei mandare... qua, tipo. Bene, bene, molto bene. Perfetto. Wow. Che mira? No, qua ce ne sono altri. Cazzo, mi ha massacrato quest'altra. Vai, Rubber, mi lì. Sta cercando di scappare. Non posso manco dargli ordini, mi sa. No. Ha bisogno di essere curato, madonna, per sti cazzo di topi. Nova, perfetto, Nova può...
No, sta scappando di pure lei? C'ha paura dei topi? No, devi arruolarla con la R. La... pensavo di averlo fatto. Che palle. Anche Rubber. Ma Rubber. Lo posso arruolare e posso farlo andare tipo qua. Beh, fallo attaccare, madonna. No, no, lo sta massacrando. Devo farlo andare via. Ok. Allora, questo diventa un letto medico. Questo letto non ha un... ah, questo è per Sugar. Sì. No, è giusto. Va bene. Stanno morendo di fame. Nessuno si è occupato di dare da mangiare a Coyote. Ma scusami, ma com'è che nessuno ha... Buffy dovrebbe essere Doctor, non è lui che si... cioè, non è quello per dar da mangiare? Effettivamente... adesso non so se sia quello o se sia... sì, è quello! Sì. Prisoner. Se l'è scordato. 9 è ancora arruolata? Cosa sta facendo? Sta pulendo il sangue, ok. Cazzo, è un casino. Dai, che Buffy se ne sta occupando, però minchia. È il momento di dare il massimo. Proprio perché ci sono stati ultimi eventi, la gente non è riuscita a prendersi. Rubber è l'altro che può fare da dottore, che non va bene, quindi Coyote si è alzata. È malnutrita, cazzo. Com'è messo? Madonna! Guarda qua! Te l'avevo detto che era un disastro e se la stava mangiucchiando quel cazzo di topo. Spero che non ce ne siano altri, perché uno l'ho tenuto d'occhio lì. E un altro è attaccato da sopra. Cazzo, io avevo visto solo attaccato sotto. Infatti non me l'ha indicato. Minchia, l'ha proprio devastata. Le ferite sono curate? Cioè, ne ha ancora qualcuna forse? No, quella dove non c'è è, vabbè, perdita di sangue e la cicatrice, però vabbè, quella c'è assieme. Ha ancora la cosa alla Smokecliff, comunque. Sì, ma sai che quando sono pazienti gliela puoi somministrare? Sei mai andato sulla cosa operazioni, quando vai su Help? Sì, che li puoi... l'ho fatto con il barbone. E gli hai dato la canna? No, gli ho dato... cazzo, no, non ce l'avevo ancora la canna. No, gli ho dato tipo... non era questo, era... quello che gli... lo puoi sedare. L'anestetizzato, l'anestesia gli ho fatto. Dai. Anche per provare, insomma. Comunque sì, l'energia adesso sta scarseggiando. Quasi quasi io la spengo sta luce, non vorrei che... cazzo, se ne ciuccia veramente tanta.
Però qualcuno deve costruire il... sì, però... È stato un duro colpo per la nostra produzione di tutto. Perché comunque è un po'... è la malaria, è i ratti, è l'alpaca, e che cazzo... Lei sta tenendo duro. Allora, devo dire che comunque giocare a Peaceful è interessante, cioè... magari non è brutale, si perde buona parte del divertimento, però mi dà quel... è soddisfacente, comunque. Probabile, sì. Adesso si va giorno dopo i morti, quindi. Si può mangiare il topo, vero? Certo. Ah, ok. Lo faranno allora, spero. Però se lo cucineranno, spero. Quindi, Nova le diamo... Come sta messa a ricerca? Intellettuale 4, non è male. Le potrei dare la cosa di fare la ricerca anche a lei, visto che non lo sta facendo nessuno. E anche di raccogliere la roba. Anche perché lui è messo male. Oh no, se n'è andata la luce. Lo sapevo. Niente, spegniamo questa temporaneamente. Ah, serve qualcuno che vada a spegnerlo. Nova, vai. Benissimo, è un compito perfettamente adatto a te. Adesso dovremmo recuperare energia. Ci serve quell'altro pannello solare, ma non possiamo costruirlo se non si riprende. Chi si deve riprendere anche? Ci riprenderemo tutto. Allora, questo è il letto di Rubber. Coyote è già curata? No. Minchia, Damage è fuori uso da un sacco di tempo. Per la malaria. Niente, mi servono i pannelli solari. Anzi, servirebbe anche che qualcuno qua finisce di costruire sta cosa. Madonna, Rubber proprio messa male, che gira così. Io... cosa stai andando a fare? Andare a guardare le stelle. Ma con tutte le bestie che hai visto che ci sono qua, davvero? Voglio scappare. Voglio scappare, adesso la dobbiamo legare. Cazzo, ci abbiamo problemi di elettricità, veramente. Quella luce là mi ha rovinato, maledizione a lui. Guarda qua che non riesce ad alimentare un cazzo. E meno male che l'ho pure spenta già. Vabbè che... vabbè, niente, serve Coyote di nuovo. Che problema c'hai? Artista torturato, affamato. Ma perché non mangia? Ma perché non mangia? Perché non gli danno da mangiare? Ce l'ha con lei, forse? Beh, sì. Però me le frega, lo devi curare, basta. Ma non sono per niente amici tra di loro.
fagli passare del tempo insieme. Ma vivono insieme, che cosa vuoi che devono fare di oltre? C'hanno una scacchiera se vogliono giocare. Io ho necessità di quei pannelli solari. Ce li ho le, i materiali? Sì. E che Coyote è quella che deve costruirlo. E vabbè, sarò dormendo tutti. Non ho manco modo di chiudere questa stanza, maledizione. Vai sulla schedule, dottore. Un posto glielo ti prego. Impostale a 1 e poi le copi. Che vuol dire impostale a 1? Vai tipo su Coyote. Ah sì, e come gliela dovrei fare? Tipo work? Ah work, vabbè, work tutto il giorno. Dalle 6 del mattino fino alle 6 di sera. Io porco, 12 ore di lavoro senza cosa. Forse hai ragione. Ah no, non era work questo. Allora facciamo così. Si lavora alle 8 fino alle 16. Madonna, che sì, Coyote sempre che rompere i coglioni. Rompere i coyote. Rompere i coyoti. Dai, finite di costruire sta cosa e poi magari domani abbiamo più energia, non lo so. Rubber è l'unica sveglia, che sta facendo? Ah ok, si sta cominciando a costruire il pannello, buono. Ok, arriva il sole, vedi come si illumina tutto col sole. Sì. Cazzo, che figata. Oh, finalmente Sugar che continua. Allora, io direi, costruisci questi due, gli dai anche priorità. No, aspetta, così e così. Perfetto, così la stanza finalmente sembra una stanza. Poi c'è il problema che in qualche modo devono anche, cioè questo passaggio io voglio che sia libero, quindi questo qua glielo farei comunque scavare. Come procede qua la costruzione? Chi è in grado di costruire questo coso? Di quelli che non sono morenti? Nessuno. Solo Coyote. Che già è in crisi così. Ma non ho capito. Rest until healed. Ha bisogno di cibo. Ma perché nessuno dà da mangiare a sta povera... Allora. Visiting. Facciamo feeding e poi visiting. Magari vuole compagnia, che ne so. Quel pannello solare comunque io lo voglio costruito. Ha dormito al freddo, dice. Sì, beh, è normale, inverno. E non abbiamo ancora modo di impedirlo. Dottore, ma che freddo. No, non c'è una ventola che connetta. No. Cosa? Deve connettere il soggiorno. Ah, è vero. Tipo così. Sì. Il tavolo non lo blocca, giusto? No. Bene. Chi dovrebbe costruirlo? Non so, Rubber intanto porta i materiali, vedo. Sugar, bene. Ok, l'abbiamo fatto.
Beh, sì, comunque la temperatura non è così male, cioè 22 gradi per essere inverno. Però serve più energia. È la stagione delle fragole. Minchia. Vero. Questo cotone. Vediamo se tra questo cotone e l'altro cotone quale cresce meglio. Niente, Coyote, cazzo, non guarisce. Come faccio a... Vabbè, non è messa così male. Si è ripresa? Ok, sta andando a costruire il pannello, la prima cosa, benissimo. Proprio di sua spontanea volontà, lo sa che è il suo lavoro. No, ho perso delle risorse per costruire il pannello solare. Guarda che strada strana che fa, vabbè. Sta facendo una canna. Allora, Coyote. Io capisco che fabbricare le canne sia importante, però il generatore solare ci serve. Dai. Sta arrivando un gruppo di viaggiatori. Chi è quello bravo a socializzare? Ah no, questi non ci posso scambiare, sono solo viaggiatori questi. Dai. Ok. Coyote. Puoi andare a fare quello che ti pare. Adesso manca solo Damage e Rubber, in effetti. Perché sta dormendo qua? Ah, perché questo è un letto medico. Allora, facciamo. Questo è di Coyote. E questo qua, questo è di Nova, no, questo è di Nova, questo è di Damage, questo è di Rubber, quindi questo lo trasformiamo in letto medico. Molto più senso. L'abbiamo curata sta malaria. C'è un mercante. Benissimo. Ma mi senti ancora tu? Sto Sì, parlando solo. Ah, ok. ho un po' mangiato, un po' sto riflettendo. Lei se la sta giocando bene, però diciamo che ci sono stati dei Dei? problemi di rilevanza minore. Sì. Perché sono entrati in casa mia? Sono visitatori. Ok, no, hai letto. Eh sì. Allora, vedi che non se lo comprano il riso, non lo vuole nessuno. Però questi non lo prendono. Cosa potrei vendergli? Gli vendo gli alpaca. Ne ho sempre due. Sì, mi tengo un maschio e una femmina, tipo... Cazzo, le medicine se... Stai vendendo i due adulti e tieni tutti i bambini. Va, non va bene? Ah, questa è incinta, quindi meglio non vendergliela.
Beh, tengo quelli più giovani, certo. Quello di 0 e quello di 5 valgono uguali. Venderei quella incinta e venderei i bambini. No, vabbè, allora gli vendo questo, quella incinta la tengo. Questa è pure incinta. No, vabbè, senti, io gli vendo questi due. Questi due maschi. Poi per il resto non mi serve niente. Cioè, non... Cazzo, potrei prendermi un po' di herbal medicine. Perché sì, non ho tante medicine. Dovrei vedere come si craftano. Cazzo, ci sono sti cosi esplosivi. Oddio. Madonna, ti immagini qua, fai esplodere uno di questi, succede il macello, muoiono tutti. Boom loop. Ma tipo se tu lo avveleni e muore in un modo non violento oppure esplode? Bella domanda. Non saprei dire. No, no, aspetta. Se possono attaccare, no. Ma non mi camminate sui campi, bastardi. La mia erba. Oh, comunque nonostante... Vabbè, magari domani si accumula abbastanza elettricità. Perché non mi fido a riaccendere questa serra. No, ma non ha senso, magari no. Io sono ancora live, me l'ero completamente dimenticato. Da 3 ore e 50. Neanche tantissimo. È che però lo perdi un po' il senso del tempo giocando a sta roba. Ok, adesso dovrebbe stare arrivando l'elettricità. Vediamo come procede. Insomma, nonostante i due pannelli solari, adesso comincia a diventare impegnativo il carico energetico. Forse ne dovrei costruire addirittura un terzo. Dai, si riempiono velocemente le batterie. Eh sì, però io sto pensando nell'ottica che voglio riaccendere sta luce anche. Hungry Pen Animals. Perché nessuno gli ha fatto da mangiare. Ma perché? Ma scusami, ma sta Buffy non fa più nulla, non ho capito. Cioè, c'ha un paio di compiti, però non li sta più facendo. Need material... Ah, non può fare il kibble. Cosa serve per fare il kibble? Details. Non puoi usare il riso. Sì. Non ho capito allora perché non me lo fa fare. Ah, perché devi combinare la carne. Perfetto. E allora ci mettiamo anche il riso. No, va per cortesia. Non mi possono pure morire gli animali di fame. Ecco, guarda, guarda, guarda. Che bellini. È carina sta cosa della zona. Funziona. Tra l'altro gli posso dire, no, ma servirebbe il kibble, ma non pensavo che per... Devo coltivare il fieno. Quello sarebbe una buona idea. Come si fa? Che dove si coltivi proprio? Non c'è qua. Hai grassi, invece c'è. Vabbè, ormai qua sto facendo il cotone.
converto in... Che dici, vale la pena? No, ormai non vale più la pena. Allora, il fieno mi serve, il fieno lo possiamo... E se lo faccio crescere direttamente qua? Ma sai che potrebbe avere il suo senso? Dici? Ma sai, perché no? Aspetta, forse non gli arriva luce diretta da sopra. Vero che qua c'è il tetto. E allora metti lì la lampada. E poi frigge gli animali. No, non va bene. Secondo me può avere senso. Forse. Però non gli piove mai sopra. Allora no, aspetta. Il fieno lo potremmo coltivare... Magari qua accanto, non lo so, mi pare lontano dal resto delle coltivazioni. O qua sotto proprio direttamente. Non ho capito se posso usare il fieno per fare il kibble senza la carne. Ma qua... credo che il fieno sia già un mangime. Non ti durerà mai. Quanto le espanderei? Non so quanto me ne serve. Sono nuovo al fieno. In effetti potrei anche limitarmi per il momento. E poi se me ne serve, vedo quanto ne uso. Beh, l'elettricità va già molto meglio. Questi stanno facendo conversazione. Io direi invece di ampliarti, dottore. Di esagerare con il fieno. Ma ampliarmi... Cioè nel senso esagerare un po' di più. Non lo so, sembra che non ci riescono a stare troppo appresso a tutto quanto già così. Però questa sì. È la prima cosa che fa, guardalo. È impegnato. Ho bisogno dei vestiti, giusto, il cotone. E ancora non ci siamo per il cotone. Non ho capito una parola. Anche io fra un po' andrei. D'accordo. Oh. Cazzo. No, questa mi ammazza tutta la colonia. Allora, assicurati che sia tutto in pausa. Ok. Devi andare su Architect Zone, creare una nuova zona e segnare solo la zona di casa. E come la chiamo? Un allowed area devo fare? Eh sì, fai expand allowed area. Ok. E fai manage e new. Dice che mi ammazza pure le coltivazioni. Poi devo prendere tipo l'oro. Al massimo digli anche il magazzino. No, forse no. No, che devo uccidere. Quindi poi faccio così, snap. Fagli costruire le stufette. In realtà vai su assign in basso. Ok. No, scusa, schedule, credo. Schedule. Eccolo. Ah. E la metti lì. Puoi tenere premuto sul primo snap che vedi e scorrere su tutti gli altri. Così. Esatto. Perfetto. No, non lo sapevo. Grazie, questo è utilissimo. Dicevi di costruire stufette ancora, tipo un'altra di questa. Consiglierei sì. Per fare copia vedi quanto... Uno di componenti. Beh, io ne farei un altro paio, forse.
Una lì sicuramente. E un'altra qua. C'è il tavolo, dove c'è il tavolo? Qua. Ecco. Servono vestiti caldi. Beh, dai, puoi produrle qualcuno. Metti a produrre qualche schifo. Qualche? Qualche giacca pesante, qualche eschimo. Dici, ma non ho niente. Sì, ce le hai un po' di cose. Non gli devi impostare per forza. Solo dagli. Avevo provato a fare dei parka, però non li hanno mai fatti. Il parka tiene caldo? Pensavo di sì. Però dimmi tu cosa devo fare, perché non ho idea. Vedo tutta sta roba, capisci che non so dove devo sbattermi. Beh, il parka aveva senso in realtà. Sì, parca mi sembrava proprio così a primo. E non lo fanno? Non credo. Vediamo. Non hai materiali, certo. Ma quanti ne servono? 80. Ah, tu al massimo ne hai 60. Perché devono essere dello stesso tipo. Mm-hmm. Che palle. Non si può fare con le foglie di marijuana. E finalmente la serra al chiuso diventa utile. Ma quando cresce sto cazzo di cotone? Cazzo. Spero che non mi muoiano gli animali di ipotermia. Adesso esplode un. È morto, stanno morendo pure la pianta di cotone è morta. Raccogli tutto. Ti sei in tempo. Non conviene farli uscire, no. È vero. C'è un colone che non ha niente da fare. Colone. Un collone. Un colono. Giusto. No, sto pensando. Questo letto può smettere di essere medico per una cazzo di volta. Ok. Allora, tu che non hai niente da fare, che cosa stavamo cercando di fare mentre eravamo qua? Un cazzo, aspettare le stufe. Ma non è in grado, non è assegnato alla costruzione? Ma Robert che cazzo fa? Parte. Perché com... Che vuol dire che non è assegnato? Scusami. Dov'è Construct è questo, porca madonna, ok. Non sei in grado, però almeno invece di stare a rigirarti i pollici... Ma vaffanculo. Non ha abbastanza skill. Sai cucinare, non può cucinare. Io veramente non sto calore. Lasci pace a questi poveri ragazzi. Ma non mi piace che questo qua non abbia niente da fare quando tutti gli altri qualcosa da fare se la sono trovata. Oh, è finita forse? No, ci sono ancora un fuoco. Ci sono meno 13 gradi. Devo preoccuparmene? Sembra fuoco. Che si stia spegnendo. Pure che sia molto freddo. Non sta migliorando la situazione.
so se vuoi mandare qualcuno vicino al fuoco, si scalderà magari. Ci sono comunque meno 11 gradi anche accanto al fuoco. In casa? In casa 15. Dai, bello, lo stai tenendo bene. Nonostante non le abbia ancora costruite ste cose. Leggevo indoors 0. Qui a meno 1. Cazzo che io non vedo nulla. In sala da pranzo si congela. Minchia, no, Cristo. Questa cosa non va bene. Devo mandare qualcuno a spegnere, sto coso non si spegnerà da solo. Uno che è vestito già per l'inverno. Cloth. Questo è il pane. Ma che cappello, manda lui. Allora, devo... Ah, qua, da qua puoi farlo, prendi su Snap. Sto cercando... Ah, ecco dove. No, stavo cercando proprio questo. Not in home area. Ok. Beh, fra poco ci arriva all'home area, guarda, se continua così. No, non devi pulire... No, aspetta, non ci siamo capiti. Ok, già meglio. Ma che cazzo fa? Ah, nella home. Resta nell'area di home. Mannaggia il signore. Questa da sola deve impedire che... No, senti. Questi sono tutti idol. Non deve arrivare il fuoco a casa nostra. Ma aspetta, ma guarda come sono vestiti. Aspetta. Non importa, cioè... Nessuno ha dei vestiti qui, non hai capito com'è la situazione. Questa qua c'ha la t-shirt del rinoceronte, questo qua c'ha la t-shirt sintetica, la veste. Cioè, non sono vestiti per un cazzo pesanti, si lamentano di questa cosa da sempre, tranne lei, effettivamente, va bene. Madonna, poverini. Stanno veramente facendo... Allora, a meno che non vogliano riscaldarsi prendendo fuoco, è la cosa migliore questa. Bravo, dottor Pagliaro, lei ha salvato gli aspetti del... Non ho ancora salvato la situazione. No, ha plancato from people brains passing by his name, Drogero Cavarro. No, aspetta, non l'ho letto, che cos'è? È morto. Cosa è morto? No, non ho capito, non l'ho visto il messaggio sopra. È venuto scritto sopra. Qualcuno è morto. Ma non qualcuno dei miei? Sembra di no. Roger Parro. Perché infatti non l'ho capito quello. Ah no, il piccolo alpaca che non ce l'ha fatta a resistere alle temperature. No, Rubber, senti. Perché qua è il fuoco. Ma quanto si è Madonna. No, non andare a milcare la mucca. Cristo. Fra poco si congela. Dai che ce l'avete fatta. Yeah, nice. Non ci posso credere. Adesso tornate tutti allo snack. Il vostro buco angusto. Non so se è finito lo snap, ma non penso. No, c'è ancora scritto cold snap. Ah, ok.
Beh, comunque è un bel lavoro. Direi che siete andati benissimo, ragazzi. Meno male che l'ho fatto, cioè, l'avrei dovuto iniziare a fare prima, ma qua stava arrivando, cioè poco ci è mancato. Nessuno è morto di ipotermia. Nessuno è morto, punto. Ecco, è giunto il momento di fumarsi una bella canna in sala da pranzo con 3 gradi. Era come da noi andare in garage, dottore. Perché non c'è è freddo, cioè, però praticamente vabbè. Non può, cazzo, devo fare, cazzo, qua dovrei fare un corridoio in maniera che non congelano, però sì, è stato stupido da parte mia non aggiungere il magazzino allo snap, se non possono costruire le stufe. È vero. Sì. Allora si svegliano. Cazzo. Guarda che fanno esattamente quella strada. Sì. Adesso finalmente il calore, dottore. Calmamente finisce l'inverno. Se la neve è gentile, dice. Oh, comunque abbiamo l'energia adesso. Per un attimo ho pensato che fosse cresciuto qualcosa. Oh, non sono morti tutti comunque. Le piante. Come procede la ricerca? Ancora ci vorrà. Ok. Adesso è la stufetta. Quindi questa dovrà fare almeno 25, 24, facciamo 23 gradi. Questa deve fare 25 e questa facciamo pure 25. E adesso si dovrebbe stare bene. Minchia, mo si crepa tra poco, sono 20 gradi là dentro. 20 gradi è giusto. 20 gradi è bello. Temperatura di... Più che altro questa stufa non ce la fa a riscaldare molto sta stanza. Perché non è collegata a questo... Non è collegata? Ah, tu dici che dovrei fare una ventola anche qui? Beh, ci sta, sì. Pensavo che magari... Vabbè, allora la faccio. Ma magari quella scritta era che è morta qualche pianta. No, c'è scritto che l'ha rinominata. Che qualcuno è passed away. E qualcun altro l'ha rinominato. Cioè qualcuno è morto. C'era là. Dovrei imparare a fare le clip. Tutte ste cose. Alt X per fare una clip. Perfetto. Grazie. Questa è l'unica cosa che ti so dire. Però sì, infatti potrei riguardare la registrazione. Ma poi perché qua è illuminato? Qua manca il tetto? Sì. Ah. E non è bene. Però cresce un albero. Sì, è poetica sta cosa. Però quasi quasi. No, vabbè, non facciamo cagate adesso. Poi mi confondo. Quando finisce sto cold snap? È già più di un giorno. Ma c'è anche la neve. Sì, è vero, sta nevicando. Madonna, qui non sta... Però non mi posso permettere di accendere quella lampadina per il cotone. A parte che non andrà nessuno a... Cioè, meno 6 gradi qua, 14 qua, 19 qua, 18... Cioè, hanno più o meno 20 gradi in camera tutti quanti, che non è male. Il cane sta continuando a fare il cazzo che vuole, adesso io lo snappo pure a lui. Mi ha rotto i coglioni.
che apre, fa uscire il calore. Da quando i cani sanno aprire le porte? Madonna, comunque fra poco cioè, dovranno passare del tempo insieme per forza, se non finisce questo congelamento. Perché non ce l'hanno i vestiti per andare a affrontare la temperatura? Comunque è una figata sto gioco. Ah, io ti ringrazio di nuovo per il regalo, ma perché è veramente figo. Dottorone. E capisco perché non lo scontano mai sti stronzi. Oh, ne approfittano. È un po' come quando c'è stato il lockdown. Ne approfittano per fare le ricerche e farsi i cazzi. Sì. Potrei anche fare un'altra scultura. Vero? La facciamo di... Beh, di legno? No. Di giada di nuovo? Ci sta. La giada... Chi è la giada? Chi è Ilare? Prima ne avevi 300, ne avevi usati 50. Perché lo sta facendo Rubber? È il suo turno. Quanto ha di arte Rubber? 8. Beh sì, ha senso. È il suo turno, sì. Era dagli la sua stanza. Dovremmo poi abitare a Rubber qui dentro. No. Questo è l'ordine in cui mi sono... Guarda, è l'ordine che c'è qua sopra. Così non me lo dimentico. Così non ci confondiamo. E qui invece è in ordine inverso. Rubber, Damage e Nora. Almeno abbiamo l'elettricità, però... Elettricità da sola. No, che cazzo fai? Si è messa qua a mirare le stelle con 6 gradi. Vabbè che sta finendo, dai, 6 gradi non è neanche terrificante come prima. No, ma perché sta correndo? Perché ha fretta di cucinare, che ne so. Minchia, tra l'altro è buono che ancora questi ci hanno da mangiare gli animali. Perché nessuno è andato a riempirli. Però no, non va bene che c'è un buco nel tetto. Damage si fa la canna, vabbè, vabbè. È finita, ragazzi, potete uscire, siete liberi. Aspetta. Mi sono snap. Non devono più mettere le maschere. Sì, madonna. Perché chiaramente gli si sono pure fottuti gli orari. Dai, che domani è un altro giorno, una giornata in cui potete finalmente tornare alle vostre vite come i miei schiavi. Caduto un meteorite. Argento. Argento serve. Con l'argento ci paghi. Beh, io glielo farei minare allora. Con calma, poi domani Sugar ci pensa sicuramente. Stanno facendo colazione. Dai, che adesso si può tornare alla vita normale. Ecco,
Come avevo già accennato, infatti. Quindi queste, l'argento sono soldi gratis? Sì. Ma che figata. Letteralmente. Allora, io direi Nova. Ah, ma perché... Non sei in grado, va bene, però puoi anche provarci. Ok, poi. Guarda che ci stanno scappando le mucche. La malaria. Ma perché di nuovo? No. Ma è nuova a caso la... mentre stavo scavando. E a quanto pare fatti a curare. Eppure Nova, però Nova mi serve che finisca sto lavoro, prima che perdo tutti gli animali. Dai, cazzo, un muro devi mettere. Ok. Adesso, Nova. Questo sarà il tuo nuovo letto medico. Siamo a corto di medicine. Come si fa a produrla la medicina? Devi fare la... healing plant. Guarda lì vicino alla casa, la camera di Shepard. Questa. Guarda un attimo. Prova a fare harvest. Taglia qualcosa. Sì, volevo vedere. Ah. Va bene. Qualcuno se ne occuperà. Ok. Spero. Ma? Ma quindi cioè adesso stanno ripiantando, perché? Non lo so, stanno ripiantando il cotone qua dentro. Era spenta e non c'era la stufetta. Spero, perché sennò avrebbe senso. Con la hair root cosa posso farci? Ti curi? Io sono pochi di medicina. Ah, ok, ok. Ma questa pietra qua poi... Quello, essendo marmo, tu con lo scalpellino ci puoi fare i blocchi di marmo. Ok, però dico in camera, cazzo, c'ha due brocce in camera e non dice niente. Già, anche tra l'altro è la stanza. Malato. Era malato. Dottore, io sto per lasciare questa terra. Inesorabilmente. D'accordo, mi sa che io adesso vado a mangiare qualcosa e cambio gioco. Lo sai che sta costruendo qua? Una porta. Ma questa porta c'era prima, perché adesso non... Perché sta costruendo una porta qui? Cioè, nel senso, al posto c'era già una porta. La sta sostituendo. E soprattutto nessuno ha più completato quella cazzo di scultura. Rubber adesso. Ah, giusto, che devo mettere a curare Sugar. Ah, già è fatto. Sembrano il loro modo. Qualcuno ha messo le fragole sulla batteria? Perché no?
Perché? Cosa c'è di male, mio cuore? Ok, il fieno qua qualcuno lo sta piantando, che è bene. Beh sì, abbiamo un po' di tutto, però le medicine no. Chi è che deve... come cazzo si fa? Plant court, chi è Rubber? E Rubber è a riposo? No. Dio curerà ogni modo. No, Rubber non ha niente, quindi Rubber si dovrebbe occupare di tagliare le piante. E già in teoria lo starebbe facendo. In pratica che sta facendo? Sta riposando, va bene, ok. Ma se sta riposando evidentemente sarà il suo turno. Ok. Ha un senso questa colonia, non è... si può fare... funzionare nonostante tutti i casini. Sì, poi come la Randy Isaac. Ma questo non è per la colonia, per il dottore. Ma quindi terrai ancora aperto? Perché pronto? Io la guardo da lì a letto. Se tengo aperta la live? Tu hai detto cambi gioco. Allora, volevo andare a mangiare, poi l'idea era di chiudere la live. Mi potrei fare una partita Oddworld, non so se a te può piacere. Da vedere un livello, tipo. Comunque ne seguirei. Nel senso che io andrò a letto adesso, però... sì, sì, ho capito. Terrò la luce, terrò la luce, il dottor Luce, che è lei, Anna Luce. Ma che cazzo dico? Agli animali che dormono sul cibo. Lo tengono al caldo. Comunque non mi piace questa cosa del... non era mai successo in tutta la storia di questa mia partita che qualcuno mettesse le fragole qua sopra. Sicuramente è stato interrotto. Sì, sì, secondo me pure. Comunque l'energia sembra tenere, guarda. Sì, 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 quell'altro generatore, quell'altro pannello solare... vabbè, anche il fatto che questo è spento. Le batterie tengono tutta la notte. Io avrei... non so se mi conviene accenderlo. Farei una prova per vedere come va. Ah, giusto, serve qualcuno che vada a premere il cazzo di pulsante. Madonna, che cosa assurda. Allora, vediamo come va l'energia così. Reggono.